Stai sorvolando il deserto del Sahara con un piccolo aereo leggero quando noti qualcosa di veramente strano. Sembra appartenere a una parte del mondo molto diversa, l'oceano. Ma quale oceano può essere abbastanza grande per ospitare questa mostruosa stella marina? Scendi e ti rendi conto che non è una stella marina, è una duna imponente con una forma piuttosto unica. E non è sola? Da lontano, queste magnifiche strutture di sabbia sembrano un po' piramidi, hanno cime appuntite e braccia che si irradiano. Chiamate dune a stella, sono le dune desertiche più complesse e più grandi al mondo. Sono le più alte della loro specie, ma non è questa la cosa più interessante. I ricercatori hanno trovato formazioni simili su Marte e persino su una delle lune di Saturno, Titano. Le dune a stella non sono molto rare, ma sono particolarmente diffuse nel sud-est del Marocco, vicino al confine con l'Algeria. È lì che stai volando in questo momento, e la spettacolare duna che stai ammirando è l'Ala Lallia, probabilmente la più famosa di tutte, una gigante alta 100 metri. Gli scienziati credono che si sia formata in meno di 1000 anni. Che ne dici di fare qualche ricerca per scoprire qualcosa di più su queste formazioni insolite? Ecco, vedo un ottimo punto per atterrare. Le dune a stella hanno preso il loro nome dalle loro forme a più braccia. Si formano in aree dove i venti cambiano direzione durante l'anno, ma anche se puoi trovarle in diverse zone del nostro pianeta, c'è solo una duna a stella confermata nel record roccioso, il registro collettivo dell'evoluzione della Terra riflesso nelle rocce conservate. La duna a stella in questione si trova in Scozia ed è antica. Risale a circa 250 milioni di anni fa. Questo è tutto ciò che sappiamo sulle dune a stella super antiche, probabilmente perché non sappiamo cosa cercare per identificarne una. Un altro problema. Tali dune si formano spesso in località remote, il che le rende estremamente difficili da studiare. Immagina di raggiungere l'insediamento più vicino, poi di percorrere in qualche modo chissà quanti chilometri fino alla duna stessa, e poi di arrampicarti per diverse centinaia di piedi su sabbia instabile. Io ci rinuncio, ma tu puoi andare dato che sei già atterrato e la duna è proprio qui davanti a te. Attualmente ti trovi in una distesa di dune chiamato Erg Chepi. Fortunatamente per te, questa zona è diventata da tempo una popolare meta turistica. Guarda, in lontananza ci sono hotel e persino una buona strada. Gli scienziati che hanno esaminato l'Ala Lallia prima di te hanno utilizzato un radar a penetrazione del suolo per scoprire di più sulla formazione della sabbia. Questo strumento può rilevare le minime differenze nelle dimensioni dei granelli di sabbia e nel contenuto d'acqua sotto la superficie della duna. È così che puoi creare un'immagine dei suoi strati interni. Attenzione! Ci è mancato un pelo! Vedi questa trincea? I ricercatori hanno scavato tali trincee per prelevare campioni di sabbie sepolte da lungo tempo e poi esaminarle. È un processo davvero interessante. Il fatto è che mentre è sepolto in profondità, il quarzo nella sabbia accumula radiazioni provenienti da fonti naturali all'interno del nostro pianeta. Possiamo paragonare i granelli di quarzo a minuscole batterie ricaricabili. Possono immagazzinare l'energia che ricevono dalla radiazione. Quando i ricercatori li portano in laboratorio, possono far rilasciare ai granelli quell'energia che si manifesta sotto forma di luce. Gli scienziati possono misurare la luminosità e determinare quando la sabbia ha goduto di luce solare per l'ultima volta. Ora, quando quegli esperti che scavarono le trincee guardarono dentro l'Ala Lallia, rimasero scioccati. L'enorme formazione si rivelò essere molto giovane, per una duna ovviamente. Ti aspetteresti che una duna alta diverse centinaia di piedi fosse piuttosto vecchia, come migliaia o decine di migliaia di anni, ma non era così. Beh, almeno non completamente. La parte superiore della duna ha appena compiuto 900 anni. Ma guarda la sabbia vicino alla base della duna. Sì, proprio lì. Beh, è stata sepolta lì circa 12 o 13 mila anni fa, rappresentando antiche dune della zona. Quelle vecchie dune sono state attive per un paio di migliaia di anni, e poi qualcosa è andato storto, perché per ben 8000 anni la sabbia non si è accumulata lì. Un mistero? Gli scienziati potrebbero avere una spiegazione. Vedi, la prima parte di questo periodo tranquillo è avvenuta durante un'epoca in cui il clima è diventato caldo e umido. Sì, persino nel Sahara. È successo circa 11000 anni fa. Era la fine dell'ultima era glaciale e l'inizio di una nuova era, l'Olocene.
E indovina un po', il Sahara è diventato verde. Ha iniziato a fiorire come il giardino botanico della tua città. Le piante hanno iniziato a spuntare ovunque, stabilizzando la sabbia. Se avessi visitato il Sahara durante quel periodo, non avresti riconosciuto questo posto. Probabilmente avresti incontrato esseri umani che vagavano per paesaggi paludosi e cacciavano per procurarsi cibo. I ricercatori hanno trovato frammenti di ceramica e utensili in pietra su un lato di Lalalallia. È vero, poiché le dune di sabbia si formano e poi cambiano durante la loro esistenza, inghiottono e proteggono antiche tracce di vita. Scava abbastanza a fondo e potresti trovare qualcosa che ti offrirà una finestra sul passato. Potrebbe trattarsi di fossili antichi, qualsiasi cosa, dalle conchiglie fossilizzate e i coralli alle piante preistoriche. Questi possono offrire preziosi spunti sulla storia del nostro pianeta e degli esseri viventi che un tempo abitavano in determinate regioni. Ora, potrebbe sembrare sorprendente, ma nel deserto del Sahara gli scienziati hanno scoperto rettili marini ben conservati e pesci fossilizzati all'interno degli strati di quelle antiche dune di sabbia. Si tratta dei resti risalenti a quando il Sahara era coperto da un mare milioni di anni fa. Comunque, è tempo di lasciare quell'antico paradiso se vuoi sopravvivere. 4.000 anni fa, il periodo umido giunse al termine e il Sahara si seccò di nuovo. È interessante notare che la nostra duna non iniziò a formarsi subito. Per un certo periodo, la sabbia probabilmente soffiava, ma non si accumulava. Oppure la duna potrebbe aver iniziato a crescere in un'altra posizione. Ed è una teoria valida, poiché gli scienziati hanno recentemente scoperto che Lalalallia si sposta di circa mezzo metro ogni anno. Inoltre accumula circa 6.400 tonnellate di sabbia ogni anno. Ora, se ti sei lasciato ispirare dal tuo viaggio tra le dune e sei ansioso di esplorarne altre, ho brutte notizie per te. Purtroppo, anche se potrebbero esserci delle dune stellari intrappolate nelle arenarie in giro per il mondo, sono davvero difficili da individuare. Il problema è che le dune sono enormi, ma mancano di una caratteristica distintiva unica. Quindi avresti bisogno di letti rocciosi molto ampi e scoperti se vuoi avere una vista abbastanza larga per identificare una duna stellare. Il lato positivo è che sicuramente ci sono posti dove potrebbe essere possibile fare una tale ricerca. Ma dovresti essere pronto a sapere che potrebbe trattarsi solo di un insieme di caratteristiche varie che sembrano altre dune. Ma se le combini dirai, ah, è probabile che sia una duna stellare. Commenta qui sotto se ti piacerebbe partire per un viaggio alla ricerca di una duna stellare. Nel frattempo, noi continueremo il nostro percorso. Decidi di riposarti un po' e inizi a scendere lungo il lato della duna. È allora che inizi a sentirli. Suoni terribili e inquietanti. Ci sono fantasmi nei paraggi? Non preoccuparti, sei al sicuro. Potresti aver sentito parlare di un fenomeno chiamato sabbie canterine. Mentre cammini su alcune dune sabbiose, disturbi i granelli di sabbia. Si sfregano l'uno contro l'altro, producendo attrito che crea quelle melodie inquietanti. Ad ogni passo, la sabbia sotto i tuoi piedi prende vita in un coro spettrale di fischi e sussurri. I suoni spaziano da ronzanti bassi a strilli acuti e forti, come se una sinfonia ultraterrena stesse riecheggiando attraverso le dune. Ma naturalmente gli scienziati hanno una spiegazione molto pratica, attribuendo questo fenomeno alle giuste condizioni atmosferiche, combinate con la particolare dimensione, forma e contenuto di umidità dei granelli. Ora sei quasi arrivato fino in fondo alla duna, ma attento ai versanti scivolosi. Quando una duna di sabbia raggiunge una certa inclinazione, si forma una pendenza, proprio quel versante scivoloso di cui parlavo. Questo versante si trova solitamente sul lato sottovento della duna e riparato dal vento. I granelli di sabbia iniziano ad accumularsi sul lato sopravvento, avanzando lentamente lungo la dolce pendenza della duna. A un certo punto raggiungono la sommità, la gravità prende il sopravvento e cominciano a scivolare giù, innescando un effetto cascata. Sembra una piccola valanga di sabbia e non vorrei mai trovarmi sulla sua strada. Ti ritrovi in Africa. Qui c'è una fauna unica, è patria di una grande varietà di culture e lingue e soprattutto ospita il deserto caldo più grande del mondo, il Sahara. È pieno giorno, hai tanta sete e voglia di un po' d'ombra. Cammini da giorni cercando di trovare una di quelle bellissime oasi. Senti di essere vicino, ma l'orizzonte continua ad allungarsi e allungarsi,
La tua mente è stanca e il tuo corpo è accaldato. Stai sudando talmente tanto che si direbbe che hai mangiato un piatto pieno di peperoncini. E quando dico che fa caldo, intendo intorno ai 38 gradi centigradi. Quindi non c'è da stupirsi che sudi. Dopotutto sei nel deserto caldo più grande del mondo. E dico deserto caldo poiché le più grandi aree desertiche sono in realtà fredde, situate in Antartide e nell'Artico. Il deserto ghiacciato dell'Antartide ha più o meno le dimensioni di 1 milione di Lux. Sì, l'aeroporto internazionale di Los Angeles. Il deserto artico è solo un pochino più piccolo. Ora, nel caso non lo sapessi, il deserto del Sahara si trova nell'Africa settentrionale e si estende dall'Oceano Atlantico fino al Mar Rosso. Occupa un'area abbastanza grande da ospitare circa 100.000 parchi a tema della Disney, tutti messi uno a fianco all'altro. Secondo gli scienziati, i suoi confini si stanno espandendo. I deserti di solito si formano nelle zone subtropicali a causa di quella che viene chiamata cella di Hadley. L'aria sale verso l'equatore e discende nelle regioni subtropicali. Questa circolazione d'aria ha un effetto essiccante che aiuta la formazione di paesaggi desertici. Dagli anni 20 si ritiene che il Sahara si sia ampliato di oltre il 10%. Ma com'è possibile? Beh, cominciamo dall'inizio. Probabilmente conosci il deserto del Sahara come uno dei luoghi più inospitali della Terra. Per tua informazione, per essere considerato un deserto, un luogo deve ricevere meno di 10 cm di pioggia all'anno. E proprio a causa dell'indice di precipitazione molto basso, i deserti sono generalmente luoghi aridi. C'è poca umidità nell'aria e le temperature diurne possono arrivare fino a 54 gradi centigradi. Di solito, a causa della mancanza di acqua, non c'è molta fauna e flora, ma nel Sahara non è sempre stato così. Può essere difficile immaginare il Nord Africa senza tutta quella sabbia che c'è oggi, ma circa 20.000 anni fa il Sahara era in realtà una grande oasi. Recenti scoperte hanno portato alla luce ciò che gli scienziati ora chiamano il Sahara Verde. A metà del 1800, un esploratore tedesco che attraversava il Sahara trovò alcune pitture rupestri e incisioni che dei nomadi si erano lasciati alle spalle. Quello che aveva trovato in quei dipinti non assomigliava per niente a ciò che lo circondava. Invece di un paesaggio arido con solo cammelli e sabbia, le pitture rupestri raffiguravano animali come giraffe e ippopotami. C'erano persino immagini di bestiame e animali da pascolo come bovini e pecore, qualcosa che nel Sahara odierno non esiste. Gli artisti di solito disegnano ciò che vedono, quindi questa scoperta ha davvero incuriosito l'esploratore. I disegni erano così dettagliati che gli artisti devono avere visto a lungo quegli animali. Quest'arte rupestre è diffusa in tutta la parte settentrionale del continente africano, dal Sahara occidentale all'Arabia Saudita. I geologi si sono ben presto interessati a questo ritrovamento e trovarono i primi indizi su cosa potesse significare. Sono poi riusciti a confermare che, in effetti, un tempo il Nord Africa era molto più umido. Hanno trovato prove di sedimenti di acqua al largo della costa della Mauritania. I campioni di sabbia e fango sottomarini, noti anche come polvere del Sahara, hanno mostrato ai geologi che, in effetti, era possibile che un tempo il Sahara fosse pianeggiante. In pratica, più polvere che proviene dal deserto viene scaricata sul fondo dell'oceano, più secco sarà il clima in quella regione. I campioni prelevati hanno mostrato che c'era molto meno polvere, solo la metà, proveniente da Nord Africa durante il periodo umido. Questo periodo ha a che fare con i cicli naturali della Terra. Normalmente la Terra ruota con un'inclinazione di 23 gradi, ma questo angolo non è costante e cambia nel tempo. L'inclinazione della Terra è responsabile della quantità di luce solare ricevuta in ciascun emisfero e ovviamente ha effetti sulle funzioni dell'ecosistema del nostro pianeta. Durante il periodo del Sahara Verde, la Terra riceveva tra il 4 e l'8% in più di luce solare rispetto a oggi. Quindi, 20.000 anni fa, l'emisfero settentrionale riceveva più luce solare diretta, che influenzò i livelli di umidità in questa regione. Quando l'emisfero settentrionale si riscaldò, influenzò l'attività dei monsoni, più precisamente il monsone dell'Africa occidentale. I monsoni sono sistemi eolici che influenzano l'indice di precipitazioni e i livelli di umidità in una determinata regione. Quando una parte del globo si riscalda, consente a più aria di salire. Quest'aria si combina con il vento e attira più umidità nell'atmosfera. A poco anche il Nord Africa divenne più umido. L'aumento dell'umidità ha reso il Sahara così umido che nella regione c'erano veri e propri specchi d'acqua. Man mano che la vegetazione cresceva, le piante trattenevano l'umidità meglio di quanto potesse fare la sabbia.
Ci sono prove di bacini naturali in tutto il Sahara e di laghi così grandi da contenere tutti i grandi laghi degli Stati Uniti al loro interno. Gli archeologi hanno scoperto prove di antiche culture in quelle che oggi sono aree aride. Sembra proprio che queste culture abbiano beneficiato del periodo umido africano. Secondo i ricercatori, la popolazione umana raggiunse il suo picco in tutto il Sahara circa 9.000 anni fa. Ci sono tracce di camini, attrezzi da caccia, ami da pesca e persino cumuli di lische di pesce. Gli studi hanno dimostrato che ci sono stati oltre 230 periodi verdi nell'arco di 8 milioni di anni. La radiazione solare cambia continuamente a causa dei cicli orbitali naturali. Per questo ci sarà sicuramente una nuova era Sahara Verde. Potrebbero passare migliaia di anni, ma accadrà. E poi il ciclo ricomincia e il Sahara da verde diventerà di nuovo secco. Tutto ciò è determinato dal cambiamento nell'inclinazione assiale. Tuttavia, un altro fenomeno sta richiamando l'attenzione degli scienziati. Studi recenti della National Science Foundation dell'Università del Maryland hanno mostrato che il Sahara è cresciuto del 10% soltanto negli ultimi 90 anni. Questo fenomeno è anche chiamato desertificazione, che letteralmente significa terra fertile che si trasforma in terra desertica. Il deserto del Sahara sta ora avanzando nella regione semiarida del Sahel. Nel 1950 questa regione ospitava 31 milioni di persone. Oggi la sua popolazione è arrivata a circa 100 milioni di persone e questa rapida crescita ha ampiamente contribuito all'espansione del Sahara. I nomadi ci si sono stabiliti e si sono dati all'agricoltura. L'agricoltura si è andata intensificando e il suolo si è indebolito. La domanda globale di cibo ha determinato uno sfruttamento sempre maggiore di queste aree, causando così una maggiore desertificazione. Degli studi hanno mostrato che anche i cicli climatici naturali possono influenzare le precipitazioni nel Sahara e nel Sahel. Gli scienziati affermano che tutti i deserti mutano, non solo il Sahara. Il confine di un deserto può espandersi durante un inverno secco e contrarsi durante un'estate più piovosa. A sud del Sahara si trova il bacino del Chad. È uno specchio d'acqua naturale che ora funge da indicatore dell'espansione del Sahara. Il bacino del Chad si trova nella regione in cui il Sahara avanza verso sud. Uno scienziato dell'Università del Maryland ha spiegato che le precipitazioni si sono notevolmente ridotte nell'intera regione. A causa delle precipitazioni ridotte c'è meno acqua in tutto il bacino e persino il lago Chad si sta prosciugando. Proprio come in Sahara, anche il deserto di Atacama, in Cile, considerato il più arido del mondo, si sta espandendo. Si trova a nord della città di Santiago e il suo confine meridionale si sta espandendo verso la capitale cilena. Poiché qui il clima sta diventando sempre più secco, la città di Santiago rischia di trasformarsi in una regione arida o semi-arida. Le valli un tempo fertili, i fiumi e le persone che hanno sempre vissuto di agricoltura e bestiame stanno soffrendo perché la loro terra si sta sempre più trasformando in un deserto. Dal 2010 Santiago ha ricevuto solo un terzo delle precipitazioni medie. Fuori dalla città gli agricoltori stanno scavando buche in cerca di oro blu o semplicemente acqua. La situazione qui è molto simile a quella del Sahel. Allora dimmi, sei stato sorpreso quanto me nello scoprire cosa sta succedendo nella regione del Sahara? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Questo villaggio segreto si chiama Aogashima. Si trova dentro un cratere vulcanico. È situato a sud del Giappone, nella Micronesia settentrionale. La storia racconta che il vulcano eruttò di continuo tra il 1781 e il 1785, causando enormi danni alla popolazione. Metà degli abitanti riuscì a mettersi in salvo dalla catastrofe, per poi tornare a casa e ricostruire con pazienza il villaggio. In questo momento l'isola conta circa 160 abitanti, malgrado il fatto che il vulcano sia considerato ancora attivo. Huacachina, in Perù, si trova in una delle zone più aride del mondo, eppure è una splendida cittadina circondata da boschi di palme. C'è anche una laguna che si dice abbia proprietà terapeutiche. Il villaggio conta circa 90 residenti, ciascuno con la sua piccola attività. La maggior risorsa del luogo è la sabbia. C'è chi si occupa di tornei di sandboarding e chi organizza cene lussuose nel deserto. Per oltre 500 anni, un piccolo gruppo di persone ha popolato un dirupo scosceso lungo la cosiddetta Montagna Verde. Si trova nel Sultanato dell'Oman ed è uno dei luoghi più remoti del mondo. Si può raggiungere il villaggio solo a piedi, a dorso di mulo o su un fuoristrada.
Il villaggio si chiama Al-Sogara e vi si arriva camminando per 20 minuti lungo una scalinata ripidissima. L'insediamento venne costruito letteralmente scolpendo le case nella viva roccia della montagna per ripararsi dal freddo e dalla pioggia. Oggi è abitato da 5 famiglie della tribù Al-Shariki per un totale di circa 25 abitanti. Nella stessa regione dell'Oman ci sono altri villaggi simili, eppure Al-Sogara resta unico al mondo perché è l'unico ancora abitato. Fino a 14 anni fa il villaggio non aveva l'elettricità né il telefono. La strada asfaltata più vicina si trova a quasi 15 km di distanza. Dato che nel villaggio non ci sono scuole, i bambini venivano educati a casa dagli adulti. Ancora oggi gli abitanti di Al-Sogara si tramandano le attività tradizionali, prima su tutte la costruzione di edifici scolpiti nella roccia. Malvasia o Monemvasia è una delle località più affascinanti della Grecia. Si trova a sud-est del Peloponneso e venne progettata per risultare invisibile a scopo di protezione. La si può vedere soltanto dal mare. Una volta giunti lì, c'è solo uno stretto passaggio che collega il borgo alla terraferma. Il nome originario, Monemvasia, infatti significa proprio unico passaggio. La cittadina venne edificata nel Medioevo, completamente nascosta dalla montagna. Oggi resistono ancora molti edifici antichi, trasformati in appartamenti turistici e alberghi. Questi bellissimi edifici, circondati da un mare cristallino, sono stati conservati con grande cura. Una città senza strade? Partiamo per Githorn, nei Paesi Bassi. Per girarla bisogna salire in barca. L'idilliaca cittadina è infatti percorribile unicamente attraverso le vie d'acqua e i canali. Persino la posta arriva in barca. Non essendovi traccia di auto e traffico, la città è tra le più silenziose e calme al mondo. Tanto calma che non è raro sentire i versi delle anatre da lontano. In Nuova Zelanda è tuttora visitabile il villaggio di Hobbiton, costruito come set cinematografico per la saga de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il set è stato conservato a scopi turistici e riscuote ogni anno molto successo. Consiste di 44 tane Hobbit, solo alcune delle quali però aperte al pubblico. L'isolato villaggio di Gazadalur, alle isole Faroe, è abitato da appena 11 persone. Eppure è molto famoso per la sua spettacolare cascata che si getta dritta nell'Atlantico. Lo si può raggiungere solo a piedi, attraverso uno scosceso sentiero di montagna. Qualche tempo fa però è stato costruito anche un tunnel per accedere al luogo in auto. Il film Popeye Braccio di Ferro del 1980 venne girato a Malta, in un set costruito per intero e conservato tuttora intatto. Il villaggio di Popeye ospita ancora numerose casette coloratissime ed è animato da una compagnia di attori. Il tour offre diverse attività, tra spettacoli teatrali, giri in barca, visite ai musei o semplici visite guidate del set. Il paesino più antico e pittoresco di tutta l'Austria è Hallstatt, una vera e propria gemma europea. La cittadina è ricca di antichi edifici bellissimi e c'è anche un lago salato sotterraneo. Ospita poi un museo di manufatti risalenti anche a 7.000 anni fa e la più antica miniera di sale al mondo. Fort Bourtange, nei Paesi Bassi, è a forma di stella. Fu costruito così a scopi difensivi. Ogni punta della stella era una torre di guardia da cui i soldati di stanza nel fortino potevano osservare i dintorni a 360 gradi. Il forte è perfettamente conservato, con tutti i suoi antichi edifici, le stradine lastricate, i mulini a vento di legno e gli ingegnosi ponti. In Marocco c'è un antico villaggio costruito interamente con mattoni di argilla. Si trova in una vallata sperduta tra i monti dell'Atlante, a circa 50 km dalla capitale, Rabat. Il villaggio era un tempo un'importante crocevia per le carovane di mercanti di spezie ed oro in viaggio lungo la via transsahariana. Con il declino della rotta commerciale, molti villaggi come questo vennero via via abbandonati. Uno dei paradisi mondiali dello sci è incredibilmente nascosto agli occhi del pubblico. Non a caso è noto come il lato segreto della valle. Si trova in Austria ed è il minuscolo villaggio di Wart, abitato da poco più di 200 persone. Non solo è il villaggio più innevato del pianeta, ma è anche l'unica via d'accesso a una delle più grandi piste da sci del mondo.
La sua fama è cresciuta a partire dal 2013 con la costruzione di un'autostrada nei pressi. Burano, sull'omonima isola veneziana, è uno dei borghi più colorati al mondo e ha un'atmosfera quasi tropicale per la sua acqua verde smeraldo, le casette dai colori vibranti e il campanile del XVII secolo. I tradizionali merletti di Burano attrassero persino Leonardo da Vinci, il quale si recò sull'isola per acquistare del tessuto, che più tardi utilizzò per realizzare il suo progetto per il Duomo di Milano. Sui passaporti britannici è raffigurato il pittoresco paesino Pyburi, uno dei più belli di tutto il Regno Unito. Anzi, di tutta Europa, con le sue case di pietra adagiate lungo la riva del fiume Colne. L'immagine raffigurata sui passaporti è per l'esattezza Arlington Row, una fila di cottage di tessitori risalente al XIV secolo. La città dei Coober Pedy, in Australia, si trova in parte sottoterra. Tutto ebbe inizio nel 1915, quando vennero scoperti filoni di preziosi opali. Ancora oggi la città sorge attorno alla più grande miniera di opali al mondo. Per comodità dei minatori, molte case vennero costruite sotto il livello del suolo, anche perché in superficie le temperature possono superare i 50 gradi. Ci sono anche negozi e gallerie sottoterra. Coober Pedy è sede dell'unico hotel 4 stelle sotterraneo del mondo. Per visitare il luogo più remoto in assoluto sul nostro pianeta, bisogna prepararsi per un lunghissimo viaggio. Tanto per cominciare, bisogna volare per almeno 15 ore con destinazione Città del Capo, in Sudafrica. Da lì altri 6 giorni di viaggio in barca. Alla fine raggiungeremo la nostra meta, Tristan da Cunha. Si può anche optare per una crociera di un mese nell'Atlantico meridionale. Ad ogni modo, solo 9 barche ogni anno approdano sulla remotissima isola. L'isola stessa è lunga solo 11 km e occupa una superficie di appena 97 km quadrati nel bel mezzo dell'Atlantico meridionale. I suoi 300 abitanti sono tutti agricoltori. C'è internet, ma la connessione è molto lenta. In compenso, mancano sia il telefono che i quotidiani locali. Gli abitanti di Tristan da Cunha parlano la variante tutta loro dell'inglese, uno dei dialetti meno parlati del mondo. Ehi, guarda qui! Si potrebbe tecnicamente vivere nella Torre Eiffel se sei uno che si adatta agli spazi angusti. Gustave Eiffel progettò la torre in modo che includesse anche un appartamento privato per lui sulla cima. Lasciò il posto curato e ordinato con tutti i mobili necessari. Ora l'appartamento ospita dei manichini, quello di Eiffel stesso e quello del suo altrettanto famoso amico, Thomas Edison. I turisti possono dare un'occhiata veloce all'appartamento se comprano un biglietto fino alla cima della torre. Se ti è mai capitato di passare da Trafalgar Square, non avrai sicuramente notato la più piccola stazione di polizia londinese sotto un lampione. Nel 1926 fu costruita proprio lì per permettere ai poliziotti di essere più vicini alle manifestazioni. Erano molto comuni in quell'area. Si dice che avesse addirittura una linea diretta con Scotland Yard. Oggi viene utilizzata come ripostiglio per le pulizie, quindi non c'è molto da vedere, a parte degli spazzoloni. La Grand Central Station, una delle stazioni più frequentate di New York, nasconde uno spazio segreto per i viaggiatori. Ci sono dei campi da tennis in uno spazio nascosto chiamato The Annex. Questo spazio ospitava un tempo molte cose, da uno studio di registrazione a una galleria d'arte. Attualmente ha preso il nome di Vanderbilt Tennis Club e si può visitare. Come Mr. Eiffel, il produttore Samuel Lionel Roxy Rothfell progettò un appartamento segreto per se stesso nella Radio City Music Hall di New York. Chiese anche che l'appartamento, oggi chiamato Roxy Suite, fosse decorato in stile Art Deco. Ci sono soffitti alti 6 metri ricoperti di lamine d'oro e pareti con drappeggi lussuosi dal soffitto a terra. Attualmente solo gli artisti e i VIP possono visitare l'appartamento. È anche possibile affittarli, ma sembra che i prezzi siano molto alti. Sotto il monumento più famoso di Roma, il Colosseo, ci sono dei tunnel segreti. All'epoca degli antichi romani, in questi corridoi si tenevano gli animali feroci come leoni, tigri, elefanti e orsi, che venivano usati nelle lotte contro i gladiatori e altri tipi di intrattenimento. Sono aperte al pubblico dal 2010 con l'impianto idraulico del Colosseo. Per l'epoca era un impianto molto avanzato in cui si trovavano fontane per bere e toilette. L'apertura di questi passaggi segreti non è stata approvata all'unanimità. C'è chi pensa che la grande mole di turisti potrebbe danneggiare le strutture dell'edificio.
Si dice che l'Empire State Building abbia 102 piani, ma non è vero. In realtà c'è un 103esimo piano segreto. Ci si accede grazie a una scaletta nascosta al 102esimo piano. Viene usato soprattutto dagli ingegneri e, di tanto in tanto, da alcune celebrità. Ma non è tutto. Il 103esimo piano porta alla capsula dell'Empire State Building, la sua famosa cupola. Uno dei più famosi monumenti americani nasconde una stanza misteriosa. Se le notizie sono vere, ci sarebbe una stanza segreta dietro alla testa di Abraham Lincoln, sul Monte Rushmore. Sarebbe stata creata per custodirvi opere d'arte e documenti importanti della storia americana, come la Dichiarazione d'Indipendenza e la Costituzione. Sappiamo però che questi importanti documenti sono custoditi in un altro posto e la stanza sul Monte Rushmore rimane inaccessibile al pubblico per ora. Magari è la stanza di un videogame per i Rangers. O no? Completata tra il 2550 e il 2490 a.C., la Grande Piramide di Giza è l'unica rimasta tra le sette meraviglie del mondo. Costruita per essere la tomba della quarta dinastia del faraone egizio Cheope, include molte camere, tra cui la Grande Galleria, la Camera del Re e la Camera della Regina. Ma non è tutto. È stata recentemente scoperta una nuova camera. Soprannominata il Grande Vuoto, come la mia testa, questo enorme spazio è lungo quasi 30 metri. Non se n'è ancora capita la funzione, ma secondo alcuni archeologi, poteva essere usata come rampa interna durante la costruzione di questa gigantesca struttura. Il castello di Cenerentola è la più grande attrazione di Disney World a Orlando, in Florida, in un'area chiamata il Regno Magico. Anche qui c'è una stanza segreta chiamata la Suite di Cenerentola. La suite fu in origine costruita per ospitare Walt Disney in persona e la sua famiglia. Lui morì nel 1966 e non riuscì a vederla finita. Fu completata nel 2006 e da allora è stata aperta poche volte e solo per visitatori invitati dalla Disney. Grand Central non è la sola stazione con stanze nascoste. In Italia troviamo la stazione di Milano Centrale, la seconda più grande del paese. Più di 320.000 passeggeri ci passano ogni giorno, ma la maggior parte di loro non nota le porte chiuse sul lato della stazione, che portano al Padiglione Reale, una stanza molto elegante, progettata come sala d'attesa per la famiglia reale. Il padiglione ha due grandi sale disposte su due piani, con mobili lussuosi e marmi, e decorate con sculture di reali. Persino la Statua della Libertà ha una stanza segreta. Indovina dove? Si trova nella torcia. Purtroppo non è aperta al pubblico sin da quando è stata completata, nel 1916. Nel 2011 ci è stata piazzata una videocamera per permettere alle persone di godere del panorama dall'assù, dal vivo. La statua di Leonardo da Vinci, che si trova all'aeroporto romano di Fiumicino Leonardo da Vinci, fu inaugurata nel 1960. Di recente è stata restaurata. Durante il restauro, uno degli operai ha scoperto qualcosa di misterioso. Una piccola apertura nel mezzo della statua a circa 9 metri di altezza. Dopo averla aperta con cura ci hanno trovato dentro due pergamene. Scritte in latino classico, la prima raccontava la storia dell'area prima che diventasse un aeroporto. La seconda dava una lista delle persone intervenute all'inaugurazione. La Corte Suprema americana a Washington DC ha delle palestre segrete dove gli impiegati, i poliziotti non in servizio e altre persone che lavorano nella corte possono andare a giocare a pallacanestro. Il campo, situato all'ultimo piano dell'edificio, è stato ovviamente soprannominato il campo più alto del paese. Scusate, vado a fare due tiri. Il Disneyland's Club 33 si trova nella sezione dedicata a New Orleans, nel parco tematico di Anaheim, in California. Questo club esclusivo conta solo 500 membri e fu inaugurato nel 1967. Doveva diventare luogo di intrattenimento per celebrità, politici e sponsor. Furono Walt Disney stesso e sua moglie a provvedere all'arredamento. I servizi hanno un prezzo considerevole. I membri devono pagare $25.000 per associarsi e dopo una quota annuale tra i $12.000 e i $25.000. Era facile non notare l'ingresso al club, perché era nascosto dietro a una porta con una targa dorata, su cui era scritto il numero 33. Nel 2014 il club fu ristrutturato. L'entrata è stata spostata in un posto ancora più segreto, ma si può ancora vedere la vecchia entrata là dove era in origine. Anche le biblioteche pubbliche di New York nascondono degli appartamenti segreti. Gli impiegati e le loro famiglie potevano viverci. Sono proprio sopra le sale delle biblioteche. Oggi la maggior parte sono diventati ripostigli o sono vuoti,
ma alcuni sono aperti al pubblico, come quello che è entrato a far parte della ristrutturazione costata 4,4 milioni di dollari nella sede di Washington Heights. Da spazio vecchio e impolverato, è stato trasformato con i suoi 348 metri quadri in un'area dedicata agli adolescenti e in centro tecnologico, che ospita anche programmi educativi per gli adulti. Bellissimo! Hai intenzione di trascorrere le vacanze estive in Africa, destinazione deserto del Sahara. Il Sahara si trova in Nord Africa e si estende dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso. Non vedi l'ora di cavalcare cammelli e di scoprire la ricchezza culturale di quella zona. Dopo un lungo volo, eccoti qui. Sei nel deserto più grande del mondo. Riesci a crederci che siano 9,2 milioni di chilometri quadrati di estensione? Dopo aver bevuto litri di acqua ghiacciata, tutto è pronto per la tua avventura. La guida ti offre una scelta. Puoi trascorrere 2 settimane visitando un complesso di oasi, oppure puoi aiutarla a risolvere un mistero irrisolto del posto. Nel profondo del deserto, vicino a questa città algerina, si nasconde un mistero tuttora irrisolto. Una serie di enormi cerchi maculati nella sabbia. Ce ne sono decine e si estendono per chilometri in linea retta. I cerchi sono stati identificati per la prima volta tramite le immagini di Google Earth diversi anni fa. Se ne è discusso per anni, ma nessuno sembra averne capito la funzione. La cosa strana è che si trovano a tanti chilometri di distanza da qualsiasi città, strada o attività umana. Il modo più rapido per scoprire la verità dietro i cerchi è fare domande. Prendi il tuo taccuino e vai a parlare con la gente del posto. Tutti sono d'aiuto in questo scenario. Geografi, antropologi, anziani e storici. La prima persona con cui parli è un esperto di mappe. Devi capire se quei cerchi sono autentici o un errore del satellite. Così intervisti quelli che scattano immagini satellitari di Google Earth. Ebbene, i cerchi ci sono davvero. Sono parecchi anni che appaiono nelle foto. Bene, quindi capiamo perché sono lì. Dopo 2 giorni di interviste hai il tuo primo indizio. Questi cerchi potrebbero essere il risultato dell'attività petrolifera. Veniamo alla spiegazione degli esperti per capire meglio. L'Algeria è un'area ricca di risorse naturali, quindi questa ipotesi sarebbe plausibile. Di solito, per scoprire se ci sono materiali che valga la pena estrarre, le aziende intraprendono delle indagini sismiche. Le indagini sismiche analizzano la superficie terrestre inviando onde d'urto nel terreno. A seconda di come queste onde rimbalzano, si capisce cosa c'è lì sotto. Ad esempio, potrebbe essere stato un veicolo spaziale a segnare il territorio in quel modo. Allora, abbiamo svelato il mistero? Non proprio. Come saprai, il deserto del Sahara è una delle zone più aride del pianeta. Le temperature medie in estate superano i 40 gradi centigradi. Per sopravvivere qui bisogna avere accesso all'acqua. Quindi questi cerchi potrebbero essere una specie di rovina o resti di antichi pozzi d'acqua. Anche qui direi che questa ipotesi potrebbe essere sensata. E ora verifichiamo un po' di fatti. Alcuni antropologi sono convenuti sul fatto che questi cerchi potrebbero essere antichi foggara. Foggara è il nome di un sistema di irrigazione che ha 2500 anni e che si trova solitamente nel Nord Africa. È anche noto come Kanat, in altri luoghi del Nord Africa. I locali scavavano un pozzo profondo in un punto elevato, abbastanza profondo da poter arrivare all'acqua. Poi scavavano pozzi paralleli a distanze regolari. Dopodiché scavavano un canale sotterraneo che collegava la città al pozzo. L'acqua arrivava dal pozzo alla città solitamente con l'aiuto della gravità. Questa tecnologia tradizionale forniva acqua per colture, bestiame ed esseri umani. Questi pozzi hanno quindi reso possibile la costruzione di oasi da parte dell'uomo. Effettivamente il nome della località più vicina ne reca il segno. Il nome Fogarete Zaouia prende il nome dai Foggara, questi antichi pozzi. Questo indizio si sta rivelando molto accurato. Bene, quindi decidi di recarti sul posto per vedere di persona. Prendi un autobus locale, ti siedi e ti godi il viaggio. Il paesaggio nel nord dell'Algeria è pieno di città dall'aspetto antico. Lungo la strada si vedono persino rovine di pozzi, nelle periferie delle città più piccole. Se apri le immagini satellitari di Google, puoi vedere come sono i segni dei Kanat sul terreno. Una serie di buchi che si estendono per diversi chilometri. Ma appena arrivi, ti rendi conto di esserti sbagliato. Dale Lightfoot, uno dei massimi esperti mondiali di Kanat, ha negato con convinzione il fatto che quei cerchi fossero Kanat. Anche le immagini satellitari confermano questa differenza. Oh no, c'eravamo così vicini! A quanto pare i Kanats o Fogaras
non sarebbero disposti in linea retta e poi non sarebbero cerchi perfetti. Un altro indizio contrario alla nostra ipotesi è che lì vicino non c'erano città. I cerchi erano davvero lontani da qualsiasi attività umana. I Knat invece venivano costruiti appositamente per fornire acqua agli insediamenti umani. Beh, comunque abbiamo fatto un buon tentativo. Hai quasi rinunciato al mistero quando ti decidi di fare un'altra esplorazione. Sono stati giorni di preparativi, autojeep, cibo, attrezzature, tutto per svelare il mistero dei cerchi del Sahara. Il primo giorno hai guidato per oltre 160 km nel deserto. La curiosità di scoprire com'è questo posto è tanta. E ora non vedi altro che dune giallo-senape. Il cielo notturno è abbastanza limpido. Riesci a vedere la Via Lattea a occhio nudo. Ti accampi e dormi sotto un baldacchino di stelle. Il giorno dopo, la tensione cresce. Il telefono non prende. Oddio. Per fortuna, però, avevi inserito le coordinate dei cerchi sulle mappe di Google. E, sorpresa, la modalità offline funziona benissimo. Segui le coordinate, ma finisci fuori strada. Inizi a innervosirti e pensi sia stato tutto inutile. Ma risali in macchina col tuo team e guidi ancora qualche chilometro oltre le coordinate sul telefono. Dopo un tratto molto accidentato, non riesci a credere ai tuoi occhi. Eccolo, un enorme cratere scavato nella sabbia, circondato da 12 fori più piccoli. Dall'alto sembra un orologio, ovviamente senza lancette. Dal basso si percepisce poco, così poco che quasi non vi perdevate. Curiosando nell'area ti accorgi che in tutti i buchi c'è la stessa cosa, dei fili di metallo, fili sottili che puoi estrarre dal terreno. Sono sepolti in profondità, quindi iniziate a scavare. Vedi qualcosa che esce fuori. Oh oh, sembra una vecchia dinamite. Totalmente inaspettato. Beh, meglio smettere di scavare per evitare incidenti. Alla fine della ricerca provi soddisfazione, ma comunque la curiosità rimane. Cosa potrebbe significare tutta questa dinamite? E chi ce l'ha messa? Ciò che scoprirai in seguito sarà il punto di svolta della tua avventura. Tornando alla macchina vedi qualcosa che brilla per terra. Ti avvicini con curiosità. Un oggetto rotondo e arrugginito. Sembra una scatoletta di sardine. E che ci fa qui? Potrebbe essere un indizio in più sul mistero dei cerchi. Prendi la scatoletta e la porti con te. Non si sa mai. Tornati in città, i pezzi del puzzle iniziano a rivelare la storia che si cela dietro ai cerchi del Sahara. Con le foto che hai scattato e la scatoletta ti rechi da esperti locali, che analizzano il materiale e ti restituiscono un verdetto. Alquanto intrigante. A quanto pare l'ipotesi numero uno era la più prossima alla verità. Ma dovevamo scavare più a fondo perché, era giusta solo per metà. I cerchi del Sahara non sono un'impronta storica del rilevamento sismico. Ai tempi in cui sono stati creati i cerchi, questa tecnologia nemmeno esisteva. Sicuramente, però, sono legati all'esplorazione petrolifera. Prima si cercava il petrolio con la dinamite, quindi i cerchi sono i resti della ricerca di risorse sotterranee. E la scatoletta di sardine? Quella l'hanno sicuramente lasciata agli operai che lavoravano lì. Dovranno pur mangiare. I contenitori risalgono più o meno agli anni 50-60, quindi i cerchi non sono nemmeno così antichi. Sembrano più moderni, se me lo chiedi. Bene, bene, bene. Spero che ti abbia fatto piacere aver partecipato e aver contribuito a svelare questo mistero. Ci vediamo alla prossima avventura, per risolvere insieme un altro mistero. Sotto il sole cocente, tra le dune di sabbia, da qualche parte nel deserto del Sahara, sei alla ricerca di un antico tesoro. Alla fine, trovi una strana roccia nella sabbia. È grande, sembra un grosso pezzo di carbone nero, ma c'è qualcosa di lucido sulla sua superficie che la rende insolita. Questa pietra unica è la cosa più antica che sia mai stata scoperta sul nostro pianeta. Esiste da molto prima che la Terra apparisse nello spazio. L'insolito meteorite è stato trovato nel 2020 in una zona remota del deserto del Sahara. Gli scienziati hanno analizzato gli isotopi di magnesio e alluminio sulla sua superficie e hanno scoperto che ha circa 4 miliardi e mezzo di anni. Al momento questo è il più antico campione di magma proveniente dallo spazio. Appartiene a un piccolo protopianeta che non ha avuto il tempo di formarsi. È avvenuto molto tempo fa, quando il Sistema Solare si stava ancora formando. Molti asteroidi fluttuavano nello spazio. Alcuni si sono raggruppati creando dei corpi celesti, in seguito diventati pianeti.
I grandi pianeti rocciosi stavano assorbendo quelli più piccoli e questa roccia faceva parte di un piccolo protopianeta che aveva appena cominciato a formarsi, ma un enorme asteroide poi lo ha distrutto. Il pianeta si è frantumato in miliardi di pezzi. Alcuni di questi sono diventati parte di altri pianeti, altri sono volati fuori dal sistema solare e un pezzo ha vagato nello spazio fino alla nostra Terra che si stava formando. Successivamente è entrato nell'atmosfera ed è caduto nell'area ora nota come il deserto del Sahara. La roccia è stata scoperta nel 2020, ma l'erosione mostra che potrebbe essere caduta molto tempo prima. Questa pietra antica, che pesa circa 30 kg, ha altri pezzi di meteoriti al suo interno. In parole povere, è una roccia vulcanica costituita da lava. Sì, si è raffreddata, solidificata e cristallizzata. Ecco perché luccica. Gli scienziati sperano che ulteriori studi li aiuteranno a fare nuove scoperte sulla formazione del sistema solare. Il più grande asteroide scoperto negli Stati Uniti è Willamette. È grande circa 7,8 metri quadrati e pesa più di 15 tonnellate. Pesa quanto mezzo autobus e diverse persone potrebbero stare sulla sua superficie. Ma la cosa più bella è che non è una roccia come la maggior parte dei meteoriti che sono stati trovati. Willamette è fatto di nickel e ferro. E questo enorme pezzo di metallo fu scoperto nel 1906. Ora è conservato all'American Museum of Natural History. Il più grande meteorite mai trovato è Oba. Si trova in Namibia e non è mai stato spostato perché è troppo pesante. Oba pesa 60 tonnellate, sì, è più pesante di un carro armato. Il prossimo evento spaziale si è verificato il 28 febbraio nel sud-ovest dell'Inghilterra. Quel giorno un enorme lampo ha illuminato il cielo. Poi c'è stato un forte schianto. Molti residenti sono usciti di casa e hanno notato una macchia nera in un campo. Hanno capito cosa fosse successo e hanno segnalato la scoperta alla rete di osservazione dei meteoriti britannica. Se mai trovassi un meteorite, segnalalo subito a qualche ente di ricerca o a un centro spaziale. Più a lungo rimane a terra, più velocemente perde di valore. Pioggia, polvere, neve, vento e sole. Questi fattori danneggiano la superficie rendendo più difficile qualsiasi studio. Il meteorite trovato in Inghilterra sembra fatto di carbone, ma era più morbido e fragile. Probabilmente conteneva acqua ghiacciata. La roccia fa parte di un enorme asteroide che ha solcato lo spazio quando il sistema solare non si era ancora formato. All'interno della roccia hanno trovato una combinazione unica di minerali e questo può aiutare gli scienziati a saperne di più sulle origini del sistema solare e della vita sulla Terra. Ora ci dirigiamo in Germania, nella cittadina di Nördlingen. Qui c'è un enorme meteorite antico. È molto difficile notarlo se non si conosce il segreto di questa città. Cammini lungo le stradine accoglienti e guardi i suoi bellissimi edifici. Ci passi tutto il giorno e non trovi niente che ti ricordi un meteorite. Per risolvere il mistero devi uscire dalla città. Quindi sali su un'alta collina e vedi che la città si trova all'interno di una fossa. Per molto tempo la gente del posto era sicura che la città fosse situata nel cratere di un vulcano spento. Ma se osservi le case da una certa angolazione, noterai un insolito bagliore. A metà del XX secolo, un gruppo di geologi venne qui e dichiarò che il cratere non era di origine vulcanica. La città è stata costruita su un cratere lasciato da un meteorite. L'enorme corpo celeste cadde qui circa 15 milioni di anni fa. Faceva così caldo che le bolle di carbonio all'interno si trasformarono subito in piccoli diamanti. Quando le persone costruirono la città, non sapevano che stavano usando pietre costose, poiché i diamanti erano appena appena visibili. La gente del posto non ha mai dato importanza al fatto che le mura risplendessero insolitamente al sole. Ora credono che questo posto sia stato costruito con diamanti, caduti dal cielo. Adesso ci dirigiamo di nuovo nel Regno Unito. Questa volta le rocce sono di origine terrestre, il famoso Stone Age. Qui le persone hanno posizionato dei cerchi di rocce. Tutti conoscono questo monumento archeologico, ma nessuno sa con certezza il motivo della sua creazione. Un'altra costruzione di rocce misteriose è stata scoperta a soli 3 km di distanza. Si chiama Super Age. È più grande, più pesante e occupa più spazio. Ogni roccia è alta circa 4,5 metri, quanto un edificio di due piani. Una volta le pietre erano messe verticalmente e formavano un enorme semicerchio, ma circa 4.500 anni fa qualcuno le ha buttate giù. Avranno voluto fare un dispetto? Non proprio.
Ma per questo motivo per molto tempo nessuno le ha viste. Gli scienziati non hanno risolto il mistero di Super Ange, ma credono che le pietre facessero parte di un enorme monumento. Altre incredibili rocce si trovano nel sud del Costa Rica. Alcune sono grandi quanto un essere umano e altre sono più piccole come palle da bowling. E sono tutte perfettamente rotonde. Queste gigantesche sfere rocciose sono state create dall'uomo, sì, ci saranno voluti anni di lucidatura con strumenti basilari per ottenere questa forma attuale. Queste sfere sono incredibilmente pesanti, ma possono rotolare facilmente. Tutte le rocce sono di un'epoca diversa. Alcune sono state create circa 2500 anni fa. La maggior parte sono fatte di magma vulcanico fuso. Fino ad ora, gli scienziati non sanno per quale scopo siano state create. Sono state trovate in diverse parti del Costa Rica, vicino alle grandi città. È possibile che antiche civiltà le abbiano create per mostrare la grandezza dei loro re. Inoltre, molti esperti ritengono che le rocce siano state usate per studiare l'astronomia. Le persone che ne conoscevano lo scopo sono scomparse e la storia delle pietre si è persa insieme a loro. Concludiamo il viaggio con una straordinaria scoperta archeologica. Stai camminando nel deserto del Perù e scali una piccola collina. Guardi in basso e noti che la superficie della collina è ricoperta di strane linee. Poi ti allontani e vedi un enorme gatto sulla collina. Questo disegno è detto geoglifo. È lungo circa 35 metri, circa la metà delle dimensioni di un Boeing. Gli archeologi hanno scoperto il gatto nel 2020 e credono sia stato realizzato tra il 200 e il 100 a.C. Questo enorme disegno fa parte di un misterioso gruppo di immagini. Oltre al gatto ci sono altri animali, piante e figure mitiche e si trovano tutte nel deserto del Perù. Il gatto è stato trovato per caso. Inizialmente gli archeologi non l'hanno visto perché l'erosione naturale della collina aveva quasi cancellato la sagoma. Proviamo a fare una cosa, tu e io insieme. Prendiamo una mappa del mondo, una qualsiasi, che sia su un tuo libro o anche online. Concentriamoci sulla vasta area del pianeta ricoperta dagli oceani. Ammonta ben il 71% dell'intera superficie della Terra, tutta ricoperta dal mare. Tra i nostri quattro oceani non ci sono confini naturali, ovviamente, ma per convenzione scienziati e politici decisero di dividere queste immense distese d'acqua in quattro regioni: gli oceani Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico. Ma poi ecco la sorpresa! Tutta la comunità scientifica dovette riconoscere la presenza di un quinto oceano, l'Oceano Australe, che confina con tre dei quattro oceani originali. L'Oceano Australe circonda l'Antartide e tutta la parte più a sud del mondo, arrivando a sfiorare l'Australia, così come le punte estreme dell'Africa e del Sud America. Cosa rende così speciale questo oceano? E perché ci è voluto così tanto per riconoscerlo? Ma soprattutto, quali misteriose creature vi abitano? Ora lo scopriremo! L'Oceano Australe, detto anche Antartico, venne menzionato per la prima volta nel 1937 nella seconda edizione del catalogo Limiti degli Oceani e dei Mari, redatto dall'Organizzazione Idrografica Internazionale. All'epoca questa agenzia intergovernativa ritenne sbagliato considerare l'Oceano Antartico come un oceano distinto dagli altri. Questo perché in quei tempi la definizione di oceano era acqua circondata da terre emerse e non viceversa. La definizione venne però ripensata nel 2000 e la comunità scientifica riconobbe finalmente l'Oceano Antartico. Lo chiamarono però Oceano Australe, una definizione più corretta. L'organizzazione stabilì che i limiti geografici dell'Oceano Australe terminavano al 60° parallelo di latitudine sud. Quanto è antico questo oceano? Sembra si sia formato appena 30 milioni di anni fa, cosa che lo rende il più giovane di tutti gli oceani. Si formò quando l'odierna Antartide si staccò dal Sud America e iniziò ad andare alla deriva, lontano, verso il polo sud. Nello stesso tempo si creò anche una ben caratteristica corrente oceanica, quella che separa le gelide acque antartiche dal resto degli oceani. La corrente circumpolare antartica, che si sposta verso est a velocità incredibile. Si stima che riesca a muovere immense masse di acqua ogni secondo. Molto del dibattito scientifico che riguarda l'Oceano Australe ha a che fare proprio con questa straordinaria corrente.
Alcuni scienziati ritengono che sia proprio l'azione di questa corrente a separare le acque dell'Oceano Australe da quelle dell'Atlantico o del Pacifico. Secondo loro è anzi questa stessa corrente a definire l'intero Oceano Australe. Un'altra parte della comunità scientifica ribatte invece che la corrente non fa che complicare l'identificazione dell'oceano, perché non è limitata a una precisa posizione geografica. Secondo questi scienziati, la corrente è formata da acque diverse, per composizione, da quelle degli oceani più a nord, perché è molto più fredde e più saline. Ai naviganti non piace affatto avvicinarsi all'Oceano Australe, a causa delle frequenti tempeste. Normale, data la grande escursione termica tra le banchise di ghiaccio e le onde del mare. Risultato? Enormi tempeste estremamente difficili da superare anche per i naviganti più esperti. Dopotutto, è proprio nelle tempeste sull'Oceano Australe che si registrano i venti più potenti mai osservati sulla Terra. Non solo, tutte le navi che attraversano questo oceano devono stare attente agli iceberg che possono spuntare in ogni momento, oltre alla bassa temperatura del mare. Alcuni iceberg, per capirci bene, possono essere lunghi centinaia di metri e possono continuare a galleggiare per tutto l'oceano, anche d'estate. Le latitudini comprese tra il 50° e 70° parallelo sono dette le 50 urlanti e le 60 stridenti, proprio per le tremende tempeste che infuriano tutto l'anno. Anche il panorama è unico. L'Oceano Australe è ricco di ghiacciai blu, l'aria è gelida e sotto al mare si nascondono montagne altissime. Ma ora andiamo a conoscere un po' della misteriosa fauna che popola questo luogo così remoto. Migliaia di specie vivono solo qui. Cominciamo dal simpatico porcellino di mare, in realtà una oloturia, un genere di animali noti come cetrioli di mare. Nelle acque antartiche ce ne sono tantissimi. Perché li hanno chiamati così? Forse per il colore rosa e il paffuto corpo cilindrico. Visti da vicino, sembra anche che abbiano una piccola coda e le orecchie, proprio come un maialino. Sono molto importanti per l'ecosistema, perché filtrano i sedimenti dalla sabbia. C'è poi il granchio Hoff, un altro abitante dei fondali dell'Oceano Australe. L'oceano è estremamente freddo e i granchi di solito prediligono acque più calde. I granchi Hoff hanno risolto il problema frequentando le bocche vulcaniche sottomarine. Là vicino trovano il calore e il cibo di cui hanno bisogno. Si radunano in gran numero, uno sopra l'altro, occupando tutto lo spazio disponibile. Come mai si chiama così questa specie? A quanto pare, chi ha scoperto il granchio era un grande fan dell'attore David Hasselhoff, famoso per i suoi pettorali esplosivi. Ok. Hai mai visto un pesce completamente trasparente? Beh, se vuoi vederne uno devi immergerti nell'Oceano Australe e cercare una specie detta pesce ghiaccio. Praticamente puoi vedere anche l'interno del suo corpo. La sua pelle è infatti completamente trasparente e inoltre la specie non ha i globuli rossi. Un vero superpotere che funziona come un antigelo per impedire che il pesce congeli in quelle acque così fredde. Invece del normale sangue più denso, quello con globuli rossi e emoglobina, i pesci ghiaccio hanno un sangue molto più liquido che si sposta facilmente nel loro organismo portando le sostanze nutritive e l'ossigeno. Ma ci sono anche dei mostri in queste acque? Secondo alcuni sembra proprio di sì. Delle recenti spedizioni hanno filmato uno di questi mostri. Sono stati ricercatori australiani ad imbattersi in un gruppo di creature davvero bizzarre, non lontano dal fondale dell'Oceano Australe. Una specie sconosciuta, di aspetto rossastro e molliccio, che nuotava aiutandosi con due piccole pinne. Secondo uno dei ricercatori somigliava a un pollo appena prima di essere messo in forno. Non ho tanta voglia di vederlo, devo dire. Con il tempo la specie è stata identificata e catalogata. Non è un mostro e nemmeno un pesce, solo un'altra specie di cetriolo di mare, soprannominato, ahimè, pollo senza testa. Di questa creatura si parlava sin dal tardo 800, ma quasi nessuno l'aveva mai vista, fino a quel recente filmato. Poco dopo la specie è stata avvistata anche nel Golfo del Messico, ben lontano dalle gelide acque dell'Antartide orientale. Di questa creatura sappiamo ancora pochissimo. Non si sa quanto sia numerosa, che abitudini abbia, di cosa si nutre e come si riproduce. Mai sentito parlare del pinguino imperatore? No, non è un pinguino che va in giro con una corona sulla testa, anche se sarebbe molto carino se fosse così. Si tratta solo di una delle numerose specie di pinguini che popolano l'Antartide e del pinguino più grande al mondo. Quello che lo rende speciale è la sua abitudine di nidificare nel gelo assoluto del ghiaccio antartico, per poi passare quasi tutta la vita in mare.
I maschi perdono quasi metà del loro peso mentre covano le uova. Sono nuotatori abilissimi, capaci di immergersi più in profondità di qualsiasi altro uccello, ad oltre 200 metri. Inoltre, sono in grado di stare sott'acqua fino a 18 minuti mentre vanno in cerca di cibo. C'è ancora moltissimo da scoprire sul misterioso Oceano Australe, ma è già chiaro come il suo ecosistema sia unico e fragile. Ora che sappiamo di questo oceano, così remoto ed isolato, è ora che tutti quanti collaborino per proteggerlo. Negli ultimi 30 anni, gli scienziati hanno scoperto una incredibile nuova creatura che vive nei più profondi abissi dell'oceano. L'animale è stato chiamato spugna arpa. Se ti stai domandando come mai ci siano voluti così tanti anni per studiare questa creatura, la risposta è semplice. La spugna arpa vive di solito a una profondità di circa 3.400 metri sotto la superficie del mare. Questa spugna venne scoperta inizialmente al largo della California, grazie a riprese effettuate da un robot capace di resistere alla tremenda pressione degli abissi. Si sa che nelle profondità più recondite dei mari si celano creature dall'aspetto innocuo, ma in realtà potenzialmente pericolose. Eppure persino gli scienziati sono rimasti sorpresi dalle caratteristiche di questa creatura. Cominciamo dalle cose ovvie. La spugna arpa deve il suo nome alla sua caratteristica più vistosa. La sua struttura corporea ricorda proprio un'arpa. Ogni corda consiste in una lamina orizzontale che supporta altre lamine verticali parallele. Ma non farti ingannare dalla bizzarra, persino buffa apparenza di questo strano animale. La spugna arpa è uno spietato predatore degli abissi. Ha la capacità di catturare e intrappolare le sue piccole prede usando i suoi rizoidi, delle fibre corte e sottili. In questo modo la spugna arpa può saldamente ancorarsi al fondale e afferrare qualsiasi piccola creatura che ha la sfortuna di capitare dalle sue parti. La maggior parte delle spugne si nutrono filtrando dall'acqua microorganismi e particelle di materia organica che assorbono nell'organismo. Non è il caso della nostra spugna arpa, che invece si è specializzata nella caccia, sviluppando minuscoli uncini che ricoprono tutte le sue braccia. Le prede preferite della spugna arpa sono piccoli crostacei, in particolare gamberetti. Quando uno di questi animaletti finisce nella rete della spugna, il predatore lo cattura e lo avvolge in una sottile membrana, digerendolo lentamente. Sì, lo so, non so fermarti troppo a pensarci su. Secondo gli studiosi, la spugna arpa ha sviluppato questo sistema per sostentarsi in un habitat molto povero di nutrimento. Laggiù negli abissi, filtrare l'acqua serve a ben poco. Gli studi hanno dimostrato che la creatura si sta ancora evolvendo. I primi esemplari mai avvistati avevano soltanto due lamine, mentre in seguito sono stati scoperti esemplari dotati anche di sei lamine. Questa particolare struttura, simile a un candelabro, aiuta la spugna a coprire più superficie sul fondale. In media una spugna arpa può raggiungere i 30 cm di lunghezza, ma è stato filmato anche un esemplare lungo 60 cm. La spugna arpa non solo è molto particolare, ma ha una bellezza tutta sua. Guarda quelle piccole sfere bianche sui suoi rami. Ma scopriamo anche che altre creature stravaganti esistono al di sotto della zona fotica dei nostri oceani. Che dici? La zona fotica è l'area al di sotto della superficie del mare in cui penetra la luce del sole. Quindi si tratta di gran lunga della fetta di oceano più popolata e ricca di vita. Tutti gli animali che vivono al di sotto di questo strato sono dette creature abissali. Il verme Thomopteris è un annellide che vive nella zona dell'oceano detta mesopelagica, ovvero quella compresa tra 200 e 1000 metri di profondità. Sono di solito minuscoli, non superano i 2,5 cm di lunghezza, ma certi esemplari arrivano anche a 60 cm. Mentre vagano in cerca di cibo, questi vermi si esibiscono in quella che gli studiosi definiscono una vera ed elegante danza. In effetti, questi invertebrati possono nuotare molto velocemente e fare brusche deviazioni di traiettoria, senza sforzo. Molte persone associano la parola verme solo ai più famosi vermi di terra, ed è quindi davvero affascinante scoprirne uno che passa tutta la sua vita a nuotare nelle acque dell'oceano. Anche nel caso delle meduse, la maggior parte delle specie fluttua tra le onde o vicino alla superficie. Ma non così la medusa crossota, un'altra strana specie abissale. Questa bellissima medusa è di colore rosso vivace, o arancione, o addirittura viola. E proprio dal suo aspetto, gli scienziati hanno capito di aver scoperto una nuova specie. Peraltro minuscola, perché ha un diametro di 2,5 cm al massimo, ma i suoi tentacoli si diramano in tutte le direzioni. Se ti avvicinassi alla medusa la vedresti ritrarre rapidamente i tentacoli verso il corpo e poi nuotare via velocemente per evitare il pericolo, cioè tu.
La medusa crossota è comunque molto rara ed è improbabile vederne una, a meno di essere un robot equipaggiato per simili profondità. Ma se vermi e meduse sono creature inoffensive, non altrettanto possiamo dire del pesce vipera del Pacifico, una creatura armata di una bocca spaventosa, tipo me, e quelle due zanne acuminate sono essenziali per questo predatore. Il pesce vipera del Pacifico vive a profondità di circa 1500 metri, ma rientra tra i numerosi animali marini che ogni notte effettuano la cosiddetta migrazione verticale, risalendo dagli abissi verso la superficie in cerca di cibo. E cosa c'è sul menù di questo animale? Pesciolini e gamberetti per lo più. Il pesce vipera è lungo fino a 30 cm e le sue due vistose zanne, che partono dalla mandibola e si allungano fino oltre gli occhi, sono davvero paurose. Il pesce inoltre è in grado di spalancare la bocca quanto basta per inghiottire intere le sue prede. I denti poi si serrano a bloccare ogni via di fuga. Mai visto un animale marino che somiglia a una fragola? Credimi, esiste davvero. Eccolo qui, è il calamaro fragola. Questo mollusco ha un occhio molto più grande dell'altro. A prima vista ci può sembrare una stranezza e anche un grosso impedimento per questo animale, ma naturalmente non è così. L'occhio più grande, il sinistro, è rivolto verso l'alto, pronto a cogliere ogni minimo segno della presenza di altri animali, e la sua forma raccoglie più luce possibile. Dal lato destro invece c'è l'occhio più piccolo, rivolto verso il basso. La sua funzione è individuare tracce di bioluminescenza prodotte da altre creature in giro nelle buie acque sottostanti. Con bioluminescenza si intende la capacità di un organismo vivente di produrre ed emettere luce. Tra l'altro, questo calamaro ha anche un soprannome e forse avrai già intuito quale. È detto infatti calamaro strabico, ovviamente a causa proprio della sua caratteristica differenza tra le dimensioni dei suoi due occhi. Certo, potevano dargli un altro soprannome, ma fa niente. Vivendo in ambienti privi di luce, il corpo del calamaro appare in realtà nero, il che è molto utile al nostro amico per nascondersi dai predatori, come squali e delfini. Questo piccolo calamaro di solito raggiunge al massimo i 13 cm di lunghezza e si trova a suo agio tra profondità di 900-1000 metri, ma di notte sale in superficie. Il giglio di mare è un altro strano invertebrato marino, con braccia simili a piume che si irradiano dal centro del suo corpo. Sono animali antichissimi, rimasti mutati per almeno 200 milioni di anni. Sono parenti stretti delle stelle marine e in caso di pericolo nuotano via velocemente. Non tutti però. Alcune specie possono solo strisciare sul fondale marino, incapaci di nuotare. Come molte altre creature che vivono a grandi profondità, anche i gigli di mare hanno dovuto adattarsi al loro strano habitat. Può ad esempio spogliarsi di tutte le sue braccia, come le lucertole che si liberano della coda. In questo modo può scappare più rapidamente. La specie è diffusa in tutti gli oceani e dall'equatore ai poli. La si trova anche in acque superficiali o nelle barriere coralline. Parlando di creature misteriose, non potevamo chiudere la nostra lista con la più misteriosa di tutte, il calamaro vampiro, un vero simbolo della fauna abissale. Questo animaletto ha un corpo rosso e due enormi occhi blu ed è ammantato da una membrana che unisce le sue 8 braccia. Per questo, tra le altre cose, il calamaro può dar l'impressione di essere un terrificante predatore. In realtà è un animale molto schivo e timido ed è grande all'incirca quanto un pallone da rugby. Può raggiungere i 30 cm di lunghezza e vive di solito a circa 900 metri di profondità, là dove c'è poco ossigeno ma anche pochi predatori naturali. E adesso è ora di tornare su a prendere una boccata d'aria. È uno dei luoghi più intriganti del mondo. Ricoperto dalle tenebre e nascosto a chilometri di profondità, questo ambiente estremo ospita creature e fenomeni insoliti. Si chiama Fossa delle Marianne ed è la fossa oceanica più profonda della Terra. Non c'è da stupirsi che sia sempre stato un luogo inaccessibile. I rischi elevatissimi che comporta una missione a quelle profondità consentono solo ad alcuni esploratori preparatissimi la discesa nella fossa. Ma cosa succederebbe se gettassimo lì sotto una palla d'acciaio? Cominciamo con alcune nozioni di base. Come è stato scoperto per la prima volta questo enorme buco sul fondo dell'oceano? La HMS Challenger lo individuò nel 1875. La nave disponeva di un'attrezzatura piuttosto sofisticata per l'epoca, ma non sufficientemente potente per esplorare completamente l'area. Diversi anni dopo, nel 1951, un'altra nave, la HMS Challenger 2, tornò sul posto con una strumentazione migliore.
L'imbarcazione era dotata di un ecoscandaglio e fu in grado di effettuare misurazioni accurate di quello che sembrava essere il punto più profondo della superficie del pianeta. Se potessimo osservarla in 2D, vedremmo che la fossa misura in media 2400 km in lunghezza e 69 in larghezza. Inoltre, osservandola dall'alto, sembra una sorta di cicatrice a mezzaluna. Fin qui niente di strano. Ma se si dovesse stendere un filo dalla superficie dell'oceano al punto più profondo della fossa, dovrebbe essere lungo ben 11 chilometri. Se fossimo in grado di spostare fisicamente il Monte Everest, la montagna più alta della Terra, e di capovolgerlo nella fossa, non arriverebbe al fondo, mancherebbe circa 1,6 chilometri. A quella profondità, la fossa delle Marianne è quasi completamente immersa nell'oscurità. La luce riesce a malapena a raggiungere distanze così estreme sott'acqua. Anche la temperatura non è delle migliori, pochi gradi sopra lo zero. Ma la caratteristica più pericolosa di tutte è la pressione dell'acqua. Proprio nel punto più profondo, la pressione è circa 1000 volte superiore alla pressione atmosferica standard. Non sono molte le persone che hanno tentato di scendere nella fossa delle Marianne. Il primo tentativo organizzato risale a più di 60 anni fa. Fu fatto da Jacques Piccard e Don Walsh, in un sommergibile. I due impiegarono 5 ore per la discesa e rimasero appena 20 minuti sul fondo. Purtroppo non riuscirono a scattare foto. Fino a quel momento i ricercatori ritenevano che le condizioni estreme, in particolare la pressione, non permettessero lo sviluppo di forme di vita. Ma sul fondo il faro del sommergibile ha individuato una creatura veramente piatta. Ovviamente le risorse qui sono molto scarse. Che tipo di creature ci vivono? Come fanno a sopravvivere in questo ambiente difficile? Sorprendentemente, nella fossa delle Marianne c'è un'abbondante fauna selvatica. Alcune di queste creature, per sopravvivere, sintetizzano delle sostanze chimiche come il metano o lo zolfo, mentre altri tipi di pesci rosicchiano quella parte di fauna che, nella catena alimentare, è più debole di loro. Le creature più comuni sono gli xenofori, gli anfipodi e i piccoli cetrioli di mare. Alcuni di essi si sono adattati indurendo il guscio attraverso l'alluminio ricavato dall'acqua. Le creature più piccole, come i microbi, si nutrono delle sostanze chimiche emesse quando l'acqua interagisce con le rocce sottomarine. I ricercatori considerano lo Pseudoliparis suirei il vero protagonista della fauna selvatica qua giù. Gli esemplari sono piccoli, 8-23 cm, traslucidi e privi di squame, ma sono i maggiori predatori della zona. Non c'è da stupirsi che alcune persone abbiano iniziato a credere che l'antico megalodonte possa ancora vivere qui. Cos'era il megalodonte, ti starai chiedendo? Era il più grande predatore mai conosciuto nella storia del nostro pianeta. Praticamente lo squalo più grande e cattivo mai esistito. Gli scienziati ritengono che si sia estinto da tempo e l'idea che possa ancora nascondersi nella fossa delle Marianne non ha molte informazioni a sostegno. Il megalodonte avrebbe dovuto imparare a orientarsi nella completa oscurità. Avrebbe dovuto sviluppare una bioluminescenza o evolversi per avere occhi enormi. Inoltre, date le sue dimensioni, diciamo quelle di uno squalabus, avrebbe avuto bisogno di molto cibo. Microbi e piccoli pesci non sarebbero bastati. Se una palla d'acciaio venisse lasciata cadere nella fossa delle Marianne, quale sarebbe l'effetto? La palla sarebbe abbastanza forte da sostenere una tale pressione. Passiamo la parola alla scienza. Supponiamo che si tratti di una palla d'acciaio solida. La pressione trovata sul fondo della fossa non causerebbe danni permanenti. Tuttavia, impiegherebbe ben 12 minuti per raggiungere il fondo dell'oceano. Che dire della temperatura? Si è scoperto che la differenza di temperatura tra la superficie e il fondo della fossa è notevole, di circa 30 gradi Celsius. Di conseguenza la palla si restringerebbe un po', ma una volta riportata in superficie tornerebbe alle sue dimensioni standard. Se la palla dovesse rimanere bloccata sul fondo, ci sarebbe un'altra domanda interessante a cui rispondere. Verrebbe corrosa? La corrosione dell'acciaio dipende in larga misura dalla quantità di ossigeno presente nell'acqua. La quantità di ossigeno disciolto nell'acqua rimane costante a profondità superiori a 5 km. Ti risparmio i calcoli, ma ci vorrebbero più di 10.000 anni perché la sfera d'acciaio si arrugginisca completamente in mare. Ma quale strumentazione ci consentirebbe di sopravvivere a profondità così estreme? Vediamo cosa è stato usato in passato per esplorare questo luogo misterioso. Una piccola cosa chiamata schiuma sintattica. Perché?
perché è l'unico materiale in grado di galleggiare e di resistere a quella pressione. Senza questo tipo di protezione i nostri polmoni collasserebbero rapidamente. Inoltre la pressione dell'acqua spingerebbe il liquido nella nostra bocca, sostituendo l'ossigeno tanto necessario con l'acqua. E poi va considerata la capacità di tornare in superficie se qualcosa non dovesse andare come previsto. Uno dei sottomarini che si sono immersi in profondità aveva dei pesi d'acciaio da 450 kg attaccati allo scafo per assicurarne l'affondamento. Questi pesi erano collegati con uno speciale filo che aveva un tempo di corrosione di 11-13 ore in acqua di mare, proprio nel caso in cui qualcosa fosse andato storto e fossero dovuti tornare in superficie più velocemente. Date le condizioni dure, anche il problema dell'approvvigionamento di ossigeno è importante. Qualsiasi imbarcazione che voglia avventurarsi nella fossa dovrebbe prendere in considerazione un qualche tipo di dispositivo in grado di riciclare l'aria, per ridurre la quantità di ossigeno da trasportare laggiù. L'ultimo, ma sicuramente non il meno importante di tutti i problemi, sarebbe l'elettricità. Non credo troveremmo una presa per ricaricare il telefono laggiù. Quindi è necessario che la batteria abbia una durata sufficiente per supportare tutte le apparecchiature, per la comunicazione, la fornitura di ossigeno, l'illuminazione, eccetera. Nessuno di questi problemi sembra essere più una sfida, visto che, da poco, è possibile fare un tour della fossa. Nel 2020, tre fortunati individui hanno partecipato al progetto. Sono stati immersi in una sfera di titanio dello spessore di 9 cm. Questo ha fatto sì che non sentissero sbalzi di pressione né stress fisiologici. Ciascuno degli ospiti ha partecipato a un viaggio individuale della durata di circa 14 ore. La discesa vera e propria è durata oltre 4 ore. Una volta raggiunto il fondo, hanno avuto la possibilità di osservare alcune delle creature più straordinarie del pianeta. Poi è iniziata la risalita di 4 ore verso la superficie. Ah, sei su un prato, guardi il cielo blu e ti godi il canto degli uccellini mentre prendi un po' di sole. Vedi nuvole di forme diverse che si liberano lentamente in alto nell'aria. All'improvviso senti un rombo potente provenire da lontano. Ti alzi e ti accorgi che c'è una nuvola enorme. Ma non è la dimensione che ti spaventa, è la forma. La nuvola sembra un teschio. Non preoccuparti, non significa che accadrà qualcosa di brutto. Tra l'altro non è nemmeno una nuvola. Qualche anno fa si è formato un cranio da un denso fumo sul Vesuvio in Italia. È lo stesso vulcano che ha cancellato l'antica città di Pompei dalla faccia della Terra. Naturalmente allora molti temevano che il vulcano avrebbe eruttato di nuovo. Per fortuna però il vulcano è ancora in un sonno profondo. Era stato solo un incendio boschivo nelle vicinanze a causare quella famosa nube, ma la gente del posto non era così sicura. Alcuni pensavano che il fuoco e il teschio fossero stati fatti apposta. Non sarebbe stata la prima volta. Centralia, Pennsylvania. Popolazione? Beh, basta guardarsi intorno. Il clima è spaventoso, alberi spogli, nessun animale, nessuna persona. Gli edifici sono vuoti. Le strade sono dissestate e disseminate di ghiaia. Niente macchine. Fumo denso ovunque. Questa città brucia da più di 50 anni. Centralia era una città mineraria. Una delle sue miniere di carbone è stata abbandonata e la gente del posto l'ha usata come discarica. Poi si è deciso di sbarazzarsi della spazzatura nel solito modo, bruciandola. Un'idea fallimentare. Vediamo cosa andò storto. Il fuoco della spazzatura è entrato in profondità nei tunnel della miniera e ha acceso il carbone, che era ancora laggiù e da allora brucia costantemente. Il livello di anidride carbonica è aumentato e hanno dovuto chiudere le altre miniere vicine per sicurezza. Nessuno riuscì a fermare l'incendio e le fiamme sotterranee si diffusero sotto la città. Le strade cominciarono a scaldarsi, non vi si poteva più camminare e si riempirono lentamente di fumo e smog. Nel 2017 c'erano solo 5 persone a vivere ancora lì. Benvenuti ad Abraham Lake, in Canada. Questo lago è completamente congelato. Sali sul ghiaccio trasparente e guardi in basso. Niente pesci, solo alcune misteriose bolle congelate. Sembrano piccole nuvole congelate nel ghiaccio o meduse che hanno dimenticato di mettere in valigia una giacca invernale. Ci sono migliaia di queste piccole bolle fatte di metano, ma non provare a scavare un buco nel ghiaccio per toccarle. Il metano è altamente infiammabile. È creato da batteri che mangiano foglie, erba, insetti o qualsiasi altra cosa organica che finisce nel lago.
Quando il metano tocca l'acqua ghiacciata, si trasforma in migliaia di palline congelate. Quando il ghiaccio si scioglie, si aprono e sfrigolano. Se accendessi un fiammifero lì sopra, il lago somiglierebbe a un vulcano in eruzione. Laghi simili si possono trovare vicino ad alcune rive dell'Oceano Artico. Lì le bolle possono raggiungere dimensioni maggiori delle mongolfiere. Bello, ma non ci vivrei. Il prossimo lago scioccante è in Indonesia, l'isola di Giava. Si arriva a un maestoso vulcano ricoperto di erba e alberi. Sembra addormentato, ma ne fuoriesce del fumo. Sali in vetta. Esausto, stanco, sudato. Sei pronto a rinfrescarti. Guardi nella bocca del vulcano. Niente lava bollente, solo un bellissimo, luminoso lago turchese sul fondo. Sembra un'oasi, ed è il momento perfetto per un tuffo rinfrescante. Corri giù e ti prepari a saltare, ma non è acqua, è acido. I gas sulfurei penetrano nel lago da sotto il vulcano. Nel lago ci sono un sacco di metalli e quando i gas li toccano formano quella bellissima acqua turchese. Acido. Volevo dire acido. Meglio tornare al villaggio più vicino, riposare e tornare di notte col fresco. Al buio il lago sembra brillare. Proprio su di esso vedi esplodere piccole nuvole piene di luce. I gas sulfurei emergono dal lago, si combinano con l'aria e lampeggiano di blu brillante. Ma non avvicinarti troppo. In cielo, sottoterra, nei vulcani, nei laghi. È ora di andare in mare. Sali su uno yacht e salti. Non importa dove, il prossimo fenomeno accade in tutto il mondo. Il mare è cristallino e calmo, non c'è vento. Tutto è così tranquillo. Aspetta, che cos'è? Si sente un rumore fortissimo. Due secondi dopo, un'onda enorme, molto più alta del tuo albero, si alza dal mare piatto e colpisce il tuo yacht. La nave riesce a rimanere in piedi e l'enorme onda scompare. Sei sopravvissuto all'attacco di un'onda anomala. Alcuni scienziati pensano che accada quando la corrente marina superficiale si schianta contro un forte vento contrario. Altri dicono che succede quando correnti calde e fredde si scontrano. Un'altra teoria diffusa è l'interferenza delle onde, quando piccole onde si uniscono per formare un mostro. In determinate condizioni le onde diventano superpotenti. Tra tutte le onde in quella zona ce ne sarà una che succhia l'energia da tutte le altre. Quando è piena, l'onda si riversa violentemente. Forse è per questo che l'onda è così forte, ma dura solo un istante. Che dire delle nuvole spaventose? Beh, possono esserlo se sono enormi nuvole temporalesche, soffitti grigi e neri che bloccano il sole, la luna e le stelle. Poco prima ti stai rilassando nel tuo giardino, poi vedi quelle nuvolone. Temporali, grandine, inondazioni e tornado. Sono facili da individuare grazie al loro aspetto solenne. Spessi, pesanti e scuri. Possono persino brillare all'interno per i fulmini. Questa nuvola ha un aspetto spaventoso, ma prima di scappare vediamo come si forma. Le nuvole sono come montagne russe. Immagina di essere una gocciolina d'acqua in giro con le tue amiche nell'oceano, in attesa in fila per il nuovissimo gioco appena aperto. È il momento. Ti allacci la cintura. Non succede nulla. Poi lo senti. Le montagne russe iniziano a salire, salire, salire. Puoi vedere tutte le tue amiche goccioline laggiù. Sono piccolissime. Continui a salire aspettando il grande salto, ma non succede nulla. Sei così in alto che sei tra le nuvole. Non è così spaventoso lassù e ci sono un sacco di tue amiche. Che bello! Inizia a fare freddo. Ti guardi intorno e ti accorgi che sta succedendo a tutte. Vi state trasformando in bellissimi cristalli di ghiaccio, lucidi e carini. La nuvola si sta riempiendo. State sempre più strette tutte insieme. Eppure, che momento tranquillo e La corsa riprende e ora sei in caduta libera. Lentamente all'inizio, poi sempre più velocemente. Migliaia di tue compagne cadono a terra, alcune si tengono strette, altre ridono e agitano le mani in aria. Wow! E splash! Che paura! Preferisco il giro sul fulmine, quello in cui ti legano, sali e poi giochi all'autoscontro tra le nuvole. Più volte ti imbatti in un'altra goccia d'acqua, più fulmini crei. Non tutti i fulmini avvengono all'interno delle nuvole. C'è un fenomeno raro chiamato temporale sporco. Il fulmine si manifesta sopra un vulcano.
Il più famoso è in Giappone. Erutta quasi ogni giorno nuvole nere in alto nel cielo. Sono nuvole vulcaniche super spaventose, con i fulmini. Wow! I fulmini si verificano durante le tempeste, quando i cristalli di ghiaccio si scontrano l'uno con l'altro. Nei temporali sporchi, pezzi di cenere vulcanica si scontrano, creano attrito e illuminano il cielo. Ok, terminiamo il viaggio con qualcosa di sicuro e bello. Niente più montagne russe sulle nuvole. Sei nel deserto di Atacama, nel nord del Cile, uno dei luoghi più aridi della Terra. Ma questo deserto ha un bellissimo segreto. Ogni 3-5 anni vi spuntano fiori dal nulla. È così famoso che è anche chiamato il deserto fiorito. I semi giacciono nel terreno, aspettando solo un po' di pioggia. Quando piove a sufficienza, spuntano circa 200 tipi di fiori. Le sabbie gialle dell'Atacama diventano viola, bianche, verdi e rosa. Un raggio di luce squarcia l'oscurità sulle calme acque dell'Oceano Atlantico. Il Titanic si sta silenziosamente facendo strada tra le onde. I passeggeri stanno dormendo quando il raggio di luce intercetta improvvisamente una gigantesca forma bianca. Un enorme iceberg sta per squarciare la fiancata della nave leggendaria. È il 14 aprile 1912. Solo due giorni prima qualcuno aveva scattato una foto a un gigantesco iceberg dalla forma ellittica piuttosto insolita. A quanto pare si tratta di un iceberg che molto probabilmente si è formato da neve caduta 100.000 anni fa. Con la modellazione digitale i ricercatori sono riusciti a capire come si è originato, usando i dati del 1912 e aggiungendo informazioni nuove su venti e correnti oceaniche. Hanno concluso che l'iceberg faceva probabilmente parte di un piccolo gruppo di ghiacciai nel sud-ovest della Groenlandia. Ad oggi è possibile calcolare le rotte degli iceberg negli anni passati. Il nostro famigerato blocco di ghiaccio viaggiava dalla Groenlandia verso un'area più a sud della Cornovaglia. Se la nave avesse attraversato la zona solo due giorni dopo, l'iceberg sarebbe stato già molto lontano dal luogo dell'incidente. Inizialmente pesava 75 milioni di tonnellate. Col tempo ha iniziato a sciogliersi lentamente e quando fece affondare il Titanic pesava solo 1,5 milioni di tonnellate. Al momento della collisione probabilmente si stava sciogliendo da mesi, ma era ancora spaventosamente enorme. Era lungo 120 metri e più di 30 metri della sua superficie spuntavano dall'acqua. Alcuni credono che sia stata una superluna a causare l'affondamento del Titanic. Quella notte ci fu un raro evento lunare che non si verificava da 1400 anni. In condizioni normali l'iceberg si sarebbe spinto così a sud sciogliendosi e perdendo la maggior parte della sua massa. Potrebbe essere stata la superluna a causare quell'insolita alta marea che ha allontanato l'iceberg dal ghiacciaio molto più velocemente. Sul Titanic c'è un batterio specifico che ne consuma lentamente i resti. La corrosione del sale, le correnti oceaniche, le temperature gelide e questo microorganismo mangiatore di ruggine potrebbero finire per far sparire del tutto il relitto. A bordo del Titanic c'era l'attrice americana Dorothy Gibson, che è sopravvissuta e quando è arrivata a New York City ha iniziato quasi subito a girare un film intitolato Salvata dal Titanic. Il film è uscito solo un mese dopo l'affondamento del Titanic e nelle scene indossava le stesse scarpe e gli stessi vestiti che aveva durante il disastro. Questo film ebbe un grande successo all'epoca, ma l'unica copia esistente andò distrutta in un incendio. 14 anni prima che il Titanic affondasse, era stato pubblicato un racconto intitolato Futility, che sembrava aver predetto l'evento. La trama era incentrata su una nave immaginaria chiamata Titan, che affondò durante un viaggio. Il Titan aveva quasi le stesse dimensioni del Titanic ed entrambe affondarono in aprile. E per lo stesso motivo, un iceberg. Sia quella reale che quella immaginaria erano considerate inaffondabili ed entrambe ospitavano il numero di scialuppe legalmente richiesto, che però si è rivelato totalmente insufficiente. Come nel film, sul Titanic c'erano delle storie d'amore reali. Per 13 coppie il viaggio sul Titanic era parte della luna di miele. Una di queste coppie era proprietaria del grande magazzino Macy's a New York. Quando fu chiaro che il Titanic stava affondando rapidamente,
la donna si rifiutò di salire su una scialuppa di salvataggio senza il marito. Ma lui non voleva salire perché c'erano ancora donne e bambini che dovevano andare per primi. Quindi la moglie ha dato il cappotto alla sua cameriera e ha insistito affinché salisse sulla scialuppa di salvataggio al caldo. La donna decise poi di rimanere col marito fino alla fine. Alcuni, invece, credono che il Titanic sia affondato a causa di una mummia, non di un iceberg. Tutto ebbe inizio intorno al 1000 a.C. con una donna misteriosa che viveva in Egitto, nella città dei ladri. Si sapeva poco di lei. La chiamavano la sacerdotessa. La sua salma fu riposta in un sarcofago di legno e chiusa con un grande coperchio con l'immagine del suo viso ed alcune iscrizioni mistiche. Il luogo della sepoltura era rimasto nascosto fino alla prima metà del XIX secolo, quando un gruppo di abitanti del luogo vi si imbatté per caso, disturbando la sua pace. Nessuno sa come, ma quel giorno la mummia è scomparsa senza lasciare traccia. Un paio di decenni dopo, un gruppo di ricchi amici inglesi si recò in Egitto e trovò la bara della mummia vuota con l'immagine della sacerdotessa con quegli occhi scuri che sembravano fissare il vuoto. Decisero di comprarla, ma l'acquirente scomparve la notte stessa, prima ancora di prendere il sarcofago. Tutti i membri del gruppo ebbero degli incidenti. La bara ha cambiato posto un paio di volte, finché, come alcuni credono, è finita sul Titanic. Ci sono voluti più di 70 anni perché un robot sottomarino trovasse le rovine di questa leggendaria nave. Il relitto si trova a quasi 3.900 metri sotto la superficie dell'Oceano Atlantico, diviso in due metà. Perché si è spezzato? Nessuno lo sa con precisione. Alcuni ipotizzano siano state le infiltrazioni d'acqua causate dallo scontro con l'iceberg. La pressione fu così potente da spezzare la nave in due, a cominciare dalla parte inferiore. Altri sostengono che il problema fossero i rivetti dello scafo, che contenevano un'alta concentrazione di scorie e residui di fusione, elementi che possono causare la rottura del metallo. Il Titanic aveva molti difetti, a cominciare dalla struttura. Le paratie stagne non erano completamente sigillate in cima, cosa che permise all'acqua di scorrere tra i compartimenti e, alla fine, di far affondare la nave. Il ferro dei rivetti della nave e l'acciaio dello scafo finirono per rovinarsi a causa dell'alto contenuto di zolfo, delle basse temperature e dell'alta velocità. L'acciaio si è frantumato e i rivetti sono saltati via senza troppa fatica. Per questo motivo il Titanic affondò 24 volte più velocemente di quanto avrebbe fatto se fosse stato più solido. Se la nave avesse colpito frontalmente l'iceberg invece di speronarlo di lato, probabilmente sarebbe rimasta in superficie. Come mai i membri dell'equipaggio non avevano il binocolo? Li avrebbe sicuramente aiutati a individuare l'iceberg in tempo e forse anche a evitare il disastro. Ma il binocolo del Titanic era chiuso in un vano portaoggetti di cui solo un membro dell'equipaggio aveva la chiave, ma era stato trasferito poco prima che salpasse. In seguito disse di non essersi ricordato di riconsegnare la chiave. Ma anche senza binocolo, la nave avrebbe potuto avere un po' di tempo per cambiare rotta ed evitare la collisione se l'equipaggio fosse stato avvertito. Ma questo è il punto: qualcuno li aveva avvertiti. Circa un'ora prima dell'incidente, una nave che era nei paraggi del Titanic, la SS Californian, inviò un messaggio per informarli che si era dovuta fermare a causa del denso campo di ghiaccio. Ma l'avvertimento non è mai arrivato al capitano del Titanic. Secondo alcuni esperti, l'operatore radio non lo aveva reputato un messaggio così urgente. E più tardi, la SS Californian affermò di non aver ricevuto richieste di aiuto dal Titanic perché il loro operatore radio era fuori servizio. Alcuni sostengono che l'equipaggio del Titanic non sia riuscito a individuare l'iceberg in tempo a causa di un'illusione ottica. Probabilmente quella notte si è verificata una super rifrazione a causa delle condizioni atmosferiche che avrebbe nascosto l'iceberg. Dopotutto nessuno lo ha visto finché non era ormai troppo vicino alla nave e lo schianto era impossibile da evitare. Non è passato nemmeno un minuto pieno tra il momento in cui l'iceberg è stato avvistato e la collisione. Sono passati solo 37 secondi e il Titanic ci ha messo 2 ore e 40 minuti per scomparire sotto le onde dell'oceano. Benvenuto, coraggioso spettatore, a questa rassegna del mistero. Fa attenzione, sarà un'esperienza da brivido. Neanche Sabrina la strega sarebbe in grado di sopportare queste foto.
Ora, se pensi di avere le carte in regola per iniziare questo tour, proseguiamo. La prima foto ti riporterà nella Belfast del 1900. Mostra 15 operaie di un filatoio. Non è difficile calcolare il numero di mani di 15 persone, 30, giusto? Ma se guardi bene la foto, noterai che c'è una mano in più che non appartiene a nessuna delle donne presenti. Tutte le donne sono disposte in fila con le braccia incrociate sul petto e le mani infilate sotto le braccia. C'è solo un'eccezione, la signora in seconda fila con una mano sul fianco e l'altra in giù. Un'operaia ribelle. Ma la misteriosa mano ad artiglio non è né sua né di qualcuno a lei vicino. È appoggiata sulla spalla di una ragazza dall'altra parte della stessa fila. Eppure non c'è nessuno a cui possa appartenere quella mano. Anche se è vecchia di un secolo, la foto è apparsa per la prima volta su internet il 29 aprile 2016. È stata inviata a un sito web da una donna di nome Linde, che ha identificato la ragazza con la mano sulla spalla come sua nonna Ellen Donnelly. Linda, però, non ha mai saputo spiegare a chi potesse appartenere quella mano. La cosa ancora più assurda è che non ci sono prove di un'alterazione digitale della foto. Quindi, da dove proviene questa mano solitaria? All'epoca Photoshop non esisteva, ma questo non significa che i fotografi non avessero le competenze necessarie per modificare le foto. Sebbene non fosse possibile aggiungere una mano in più, era assolutamente nella norma rimuovere oggetti o persone indesiderate, semplicemente tagliandoli via con le forbici. I fotografi disegnavano poi a matita o a carboncino ciò che volevano fosse presente nella foto. Era anche assolutamente normale combinare più negativi per creare un'unica immagine. Esiste però una risposta più tecnica per spiegare la provenienza della misteriosa mano. Agli inizi del 1900, la fotografia istantanea era ampiamente utilizzata, ma alcuni fotografi continuavano a usare la tecnica della lunga esposizione. È quindi ipotizzabile che mentre veniva scattata la foto, la signora dietro abbia inizialmente messo la mano su Ellen e successivamente abbia deciso di incrociare le braccia, rendendo questa terrificante foto il risultato di una lunga esposizione. Quindi tranquillo, in questa foto non è presente la famosa mano della famiglia Adams. Nella seconda foto vedrai una giovane donna che tiene tra le mani un'apparizione luminosa. L'effetto è talmente reale che potrebbe trarre in inganno, ma mi dispiace deluderti. Quello in foto non è il famoso incantesimo di disarmo di Harry Potter. In foto è ritratta Marthe Béraud, una donna di origini francesi, che in seguito cambiò il suo nome in Eva Carrière. Visse tra il 1886 e il 1943 ed era una falsa medium. Sosteneva di avere capacità psichiche che le permettevano di comunicare con gli spiriti dell'aldilà e di farli materializzare durante le sedute. All'epoca, questi medium bugiardi seguivano una procedura standard nelle loro sedute spiritiche. Entravano in un armadio installato nella stanza fingendo di concentrarsi, dopodiché usavano i loro poteri per generare l'ectoplasma. Al di fuori della biologia cellulare, l'ectoplasma si riferisce a una sostanza immaginaria che uscirebbe dal corpo del medium. Potrebbe assumere la forma di un volto, di una mano o addirittura dell'intero corpo della persona che viene richiamata in vita. Eva Carrière era una di quei medium disonesti che usavano cartapesta e volti ritagliati da riviste e giornali per creare dei finti ectoplasmi. Questa sua foto, scattata nel 1912 dal ricercatore parapsicologico tedesco Albert von Schreinknozing, la mostra in azione durante una di queste sedute spiritiche. Ma conoscere l'intera storia non cambia il fatto che la foto può farti rizzare i capelli. La cosa più incredibile della foto stessa è il fatto che la donna sia stata in grado di convincere grandi personalità, come Sir Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, di essere la depositaria di incredibili poteri. Sarai felice di sapere che l'illusionista Harry Houdini, invece, non fu mai convinto delle capacità della medium. A differenza di Sir Arthur Conan Doyle, pensava che le sue esibizioni non fossero altro che i trucchi di un mago. Questi gufi nella terza foto non sono gufi di Hogwarts e non sono qui per portarti la loro lettera.
Questa foto è stata scattata negli anni 20 davanti alla Manchester Grammar School, fondata nel 1515 da Hugh Oldham. È lui il motivo per cui queste persone indossano degli strani costumi da gufo. Hugh Oldham nacque a Manchester. Non fu mai un grande studioso, nonostante avesse frequentato le università di Oxford e Cambridge. Le rette universitarie erano molto più basse all'epoca. Tuttavia, era al servizio della famiglia reale e, grazie alle sue capacità amministrative, fu insignito di titoli importanti. Questo lo aiutò a raggiungere posizioni elevate e a diventare una figura potente e influente. Grazie ai suoi nuovi incarichi, fu in grado di accumulare grandi ricchezze, che in seguito utilizzò per finanziare la scuola. Il motto della scuola di Oldham, scritto sullo stemma, è la frase latina «sapere aude», che si traduce vagamente in «osa esser saggio». Ancora oggi la scuola ha lo stesso motto. La scelta del gufo, però, non simboleggia la saggezza come si potrebbe pensare. Il gufo sul distintivo della Manchester Grammar School porta uno striscione con la parola Dom. Leggendo tutto come in un rebus, arriveremo a Oldham, un riferimento a Hugh Oldham. Osservando bene lo stemma della città di Oldham, è possibile notare una discreta somiglianza con quello della scuola. Questa scelta è stata fatta per riflettere la pronuncia di Oldham nell'accento locale, che è Oldham. Per rendere omaggio al padre fondatore, la mascotte della scuola e della città è il gufo. Quindi possiamo tranquillamente dire che in questa foto non c'è nulla di sinistro e spettrale. Che ne dici di qualcosa di dolce dopo tutta questa roba inquietante? La quarta foto ritrae un bambino innocente i cui occhi gridano «Aiuto!». Ma non preoccuparti, non è l'uomo nero a tenerlo in braccio. La cosa su cui sembra seduto è in realtà sua madre. Si tratta delle cosiddette foto con madri nascoste, molto comuni nell'epoca vittoriana. Negli anni 40 del XIX secolo, l'unico modo in cui le persone potevano farsi fotografare era con un daguerrotipo, ovvero la prima macchina fotografica sviluppata per uso commerciale. Queste macchine fotografiche avevano tempi di esposizione che andavano da decine di secondi a diversi minuti, quindi per ottenere un'immagine nitida bisognava rimanere perfettamente immobili per tutto il tempo. Ma come puoi immaginare, non è facile per un bimbo rimanere immobile così a lungo, né tantomeno è possibile dirgli di mettersi in posa. Ecco perché è nata la tecnica della madre nascosta. I bambini venivano fotografati con le loro madri, che però dovevano essere nascoste nelle inquadrature. Per ottenere questo risultato, spesso le si nascondeva dietro speciali drappi, sotto dei mantelli, delle coperte o addirittura facendogli fare da sedie. A volte i fotografi rimuovevano in post-produzione le parti delle foto in cui le mamme erano visibili. Alcuni scatti risultano ben riusciti, altri invece hanno un aspetto da incubo. Questa pratica continuò a essere usata fino agli anni 20 del Novecento, ma con il progredire della tecnologia le macchine fotografiche sono diventate più veloci e non è stato più necessario nascondere le mamme, almeno fino a quando non è nato il fotobombing. Secondo una leggenda, un nano di nome Fafnir era noto per la sua forza e il suo coraggio. Era il figlio di un famoso re dei nani. Per via delle sue qualità, gli fu affidato il compito di proteggere il regno. I nani, si sa, radunavano grandi ricchezze, così un po' di sicurezza in più era necessaria. Cioè, vivevano in case fatte d'oro e di pietre preziose. Ma Fafnir aveva anche un altro talento speciale. Era un mutaforma. Ingannato da Loki, lo spirito nordico del male, Fafnir divenne molto avaro e ossessionato dal tesoro del padre. Decise che non voleva condividere con nessuno questo tesoro, neanche con il padre o i fratelli. Lo rubò e scappò via in un posto difficile da scovare, nel bel mezzo del deserto. Per proteggere il suo tesoro, Fafnir si trasformò in un enorme drago. Era un gigantesco serpente, forte e spaventoso. Ma i suoi poteri magici non finivano lì. Visto che il drago non poteva volare, sparse del veleno tutto intorno alla sua nuova dimora, così che nessuno che volesse portargli via il suo oro potesse sopravvivere. Fafnir fu presto sconfitto da un giovane eroe di nome Sigurd.
La leggenda di Fafnir vuole spiegare che la famiglia è più importante di ogni ricchezza e ci mostra anche tutti i poteri posseduti dai draghi, ma soprattutto è un buon esempio di come i draghi sono comparsi nelle nostre storie. Ma ehi, questa è solo una delle tante storie in cui si parla di draghi. Se ti capita di accendere la TV o sbirciare in qualche libro, sicuramente ti imbatterai in qualche drago. Variazioni di creature simili ai draghi sono state descritte nelle storie di tutto il mondo, dall'Asia al Nord Europa. Molte di queste creature sono descritte con corpi da rettile, ali e artigli. E la loro caratteristica più spaventosa: sputano fuoco dalla bocca. Il nome di queste creature deriva dalla parola latina draconem, che significa grande serpente. Ma facciamo un viaggio nella memoria per vedere come tutto è cominciato. Uno storico asiatico, per esempio, ha scoperto dei fossili nel IV secolo prima dell'era comune e ha stabilito di essersi imbattuto in un drago. È facile capire perché fosse confuso se si guarda il fossile di uno stegosauro. Era lungo 9 metri e alto 4, ricoperto di squame e spine. Anche il coccodrillo del Nilo poteva essere scambiato per un drago. Esiste ancora e vive nell'Africa subsahariana, ma forse era più popolare in tempi antichi. Quando raggiungono la maturità, i coccodrilli del Nilo crescono fino a 5 metri. Ma non è tutto. Possono camminare alzando il corpo dal suolo e alcuni sono anche stati fotografati in piedi sulle zampe posteriori. Le iguane sono lucertole dall'aspetto di draghi che vivono in Australia. Grandi come sono, hanno anche denti affilati come rasoi e artigli e producono del veleno. È facile capire perché possano aver ispirato la versione australiana dei draghi. Quando gli uomini trovarono per la prima volta le ossa di balena, nei tempi antichi, non avevano idea che questi animali vivessero nel mare. Data la loro taglia, pensarono che si trattasse di animali pericolosi. E, siccome raramente si vedono le balene, non si capiva cosa fossero e venivano anch'esse scambiate per draghi. Probabilmente la fonte più interessante da cui nasce il mito del drago è il cervello umano. In un libro intitolato An Instinct for Dragons c'è una teoria secondo cui i draghi esistevano in quasi tutte le culture antiche perché l'uomo si è evoluto con la paura per i grandi predatori. E non siamo gli unici mammiferi ad averla sviluppata. Le scimmie hanno un'innata paura per i serpenti e i grandi felini, per esempio. Se si combinano queste caratteristiche naturali con il folklore, ecco che si trovano moltissime storie di draghi ovunque, adattate a ogni regione. I rettili con poteri magici risalgono alle origini stesse della civilizzazione umana. Sto parlando dell'antica Mesopotamia. Gli uomini, a quei tempi, credevano in ogni sorta di creature. Ma lo spirito più importante era Marduk, il patrono della città di Babilonia. Se si guarda all'arte dell'epoca, Marduk era dipinto con un serpente drago a fianco. Poteva essere buono o vendicativo, in base all'umore. Se vuoi provare a diventare un drago, la prima cosa che ti chiederanno al colloquio è se sai sputare fuoco, ovviamente. Gli scienziati hanno cercato di capire in che modo i draghi potessero sputare fuoco senza danneggiare la gola. Per farlo hanno studiato il coleottero bombardiere. Questo eccentrico insetto può immagazzinare nel suo stomaco sostanze irritanti. Quando è infastidito, sputa una buona quantità di sostanze chimiche. Ovviamente non è fuoco, ma brucia, quindi ci somiglia abbastanza. Per tornare ai draghi, dovevano avere ghiandole simili nella gola per produrre lo stesso effetto. Ma da dove vengono i draghi? Non sono comparsi dal nulla, a prescindere dalla fonte che si consulta. Alcune storie, come quella di Fafnir, dicono che anche gli umani si possono trasformare in draghi. Ma la teoria più famosa è quella in base a cui i draghi nascono dalle uova. Alcune fonti hanno anche abbozzato gli stadi della vita di un drago. Tutto ha inizio con la schiusa. Si dice che i draghi mangino i gusci dall'interno e riescano così a fuoriuscire. Poi c'è la fase del cucciolo. Così gli specialisti di draghi, o dragologi se vuoi, chiamano il drago appena uscito dall'uovo. È ancora piccolo e debole. Ma non preoccuparti, sa prendersi cura di sé molto bene. Gli altri stadi della vita di un drago sono abbastanza intuitivi. Ci sono i draghi adulti e poi quelli anziani.
la vita di un drago finisce quando raggiunge lo stadio crepuscolare. Secondo alcune fonti, i draghi non smettono mai di crescere. Secondo altre, non muoiono mai. Semplicemente passano a un altro tipo di esistenza spirituale. I draghi sono noti come simboli di molte cose diverse, ma tutto dipende dalle loro origini. In alcune regioni dell'Asia si dice portino fortuna, forza e benessere. Per diventare un potente guerriero in Gran Bretagna si doveva sconfiggere un drago. Ecco perché si vedono spesso sulle bandiere. La bandiera del Galles, ad esempio, ha un drago rosso su un campo bianco e verde. I racconti occidentali sui draghi non sono così belli, spesso sono visti come cattivi e vendicativi. Altro mito associato ai draghi è che sono matti per oro e pietre preziose. Questo lato avaro del loro temperamento sembra risalire agli antichi greci, che usavano i draghi per proteggere i tesori. Alcuni di questi draghi guardiani si ritrovano nello Hobbit e in Harry Potter. Per quanto riguarda le abilità dei draghi, anch'esse variano tantissimo. Si dice che alcuni avessero sangue con proprietà sovrannaturali, altri potevano parlare, altri erano famosi per la loro saggezza. Molti draghi nella letteratura antica potevano volare o cambiare forma, anche diventare umani. Alcuni esseri viventi devono il loro nome alla loro somiglianza con i draghi. Le libellule, per esempio, in inglese si chiamano dragonflies. Se ne conoscono più di 5.000 sottospecie. Nell'Europa medievale si pensava fossero insetti cattivi ed erano accusate di atti poco simpatici, come pizzicare le persone negli occhi o sulla bocca. Ma la creatura che più somiglia a un drago è un rettile chiamato drago volante. Si trova nelle foreste del sud-est asiatico. Non ha davvero le ali, ma ha costole allungate per supportare una membrana che gli permette di volare tra gli alberi. Le ali hanno colori vivaci e contrastano con il corpo marrone. Tutti abbiamo avuto paura del buio almeno una volta nella vita, vero? Ti ricordi di quando i tuoi ti mettevano a letto e ti leggevano favole spaventose con mostri e draghi o persino dinosauri? Ma proprio mentre i tuoi genitori stavano per spegnere le luci e uscire silenziosamente dalla tua stanza, ti chiedevi: e se ci fosse qualcosa nascosto sotto al letto? O peggio, cosa accadrebbe se dentro all'armadio fosse rimasta incastrata una creatura spettrale? Certo, potevi alzarti e controllare, ma era troppo buio. Non sarebbe fantastico avere una fonte di luce che provenga direttamente da dentro al tuo corpo? Potresti usarla ogni volta che sei circondato dall'oscurità. Purtroppo, noi esseri umani non siamo in grado di farlo, ma in giro ci sono un sacco di creature che possono davvero illuminarsi, grazie a una cosa che gli scienziati chiamano bioluminescenza. Gli animali e i pesci che vivono nell'oceano tendono ad avere questo talento più di altri animali. E queste creature si trovano ovunque, vicino alla superficie o sui fondali, a 4 km di profondità, se ami avere le cifre. Queste creature usano la loro luce per fare molte cose, come comunicare con altri membri della loro specie, attirare prede e persino spaventare i nemici. In sostanza, la bioluminescenza è la capacità di un organismo di emettere luce propria. C'entra la chimica in tutto questo? Sì, perché questi animali usano due sostanze chimiche, una chiamata luciferina e l'altra chiamata luciferasi. Aggiungi un po' di ossigeno e bam! E luce fu. Se ti stai chiedendo se stai assistendo a uno spettacolo di bioluminescenza o se qualcuno ha fatto cadere uno stick luminoso nell'oceano, fa attenzione alle scintille blu neon, verdi o persino rosse nel mare. Di solito sono sparse su una vasta area e fanno sembrare le distese marine come dei cieli stellati. Ringrazia i calamari, i piccoli crostacei e le alghe per questa atmosfera romantica. Ora ho un altro fenomeno insolito per te. Che ne dici di una cascata d'oro? Non sto scherzando, esiste davvero ed è un fenomeno naturale. Per vederla dovrai guidare fino allo Yosemite National Park, alla cascata Horsetail. Mi raccomando, pianifica il tuo viaggio per l'inverno o all'inizio della primavera. È l'unico periodo dell'anno in cui potrai vedere questo fantastico fenomeno. Non serve nessuna spiegazione scientifica. Non è altro che la luce del sole al tramonto, che colpisce la cascata in un modo così unico da farla sembrare un fiume di lava, o d'oro, come preferisci. Questo è il motivo per cui in questo periodo dell'anno la cascata Horsetail viene chiamata anche cascata di fuoco.
Purtroppo questo fenomeno sta diventando sempre meno visibile con gli anni, soprattutto a causa della siccità e di altri problemi legati allo scioglimento delle nevi. Quindi, se dovessi decidere di visitarla, concentrati e guarda bene la cascata, perché l'effetto è molto breve. Mai sentito parlare di temporale sporco? Anche chiamato fulmine vulcanico. A quanto pare, gli specialisti che stanno esaminando il fenomeno devono ancora comprendere appieno di cosa si tratta. Quando si verifica un temporale regolare, le particelle con cariche positive e negative si scontrano, scatenando la scintilla gigante che chiamiamo fulmine. Ne scaturisce anche un forte rumore, che puoi riconoscere come tuono. Quando un vulcano è in eruzione, alcune particelle di cenere vulcanica si caricano elettricamente e mentre vengono proiettate nell'aria con una forza enorme, si scontrano e provocano scariche elettriche. Tutto questo processo fa sembrare che ci siano fulmini provenienti dal vulcano stesso. Immagina tutta quella cenere, gas e fumo provenienti dal cratere e poi aggiungi un po' di elettricità al mix. Ne uscirà un'immagine davvero bizzarra. Non c'è da stupirsi che questo fenomeno si chiami temporale sporco. Ora, che ne dici di nuvole che sembrano onde? Si chiamano undulatus asperatus e di solito sono molto vicine al suolo, diversamente dalle nuvole normali. Il nome deriva dalla parola latina asper, che significa ruvido, irregolare. In rare occasioni potresti avvistare tali nuvole quando il tempo è tranquillo, ma sono per lo più associate ai temporali. Queste nuvole compaiono in condizioni atmosferiche instabili e, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, non producono pioggia. Assomigliano infatti alle nuvole scure tipiche delle tempeste. Creano forme casuali e ci danno l'impressione di osservare la superficie del mare da sott'acqua. Un altro tipo impressionante di nuvole sono le nuvole Mammatus. Ciò che le rende così speciali sono una serie di rigonfiamenti che emergono dalla base di ogni nuvola. Una volta che queste nuvole entrano in un livello di atmosfera in cui cambia la direzione del vento, potrai vederne le forme ondulate. L'Australia è il posto che fa per te se ti piace fare surf, ma non tutte le onde che puoi cavalcare sono fatte d'acqua. Vicino a una città chiamata Hayden c'è un'onda misteriosa fatta di rocce. Questa formazione granitica risale presumibilmente a 2,63 miliardi di anni fa, ovvero molto prima che i dinosauri iniziassero a popolare il pianeta. Quest'onda è alta 15 metri e lunga 110 e si è formata in seguito a due processi, uno causato da agenti atmosferici, l'altro da erosione. C'è un sedimento più morbido alla base dell'onda di rocce, che è stato chimicamente alterato dalle acque sotterranee. I venti e le piogge hanno fatto il resto dell'opera, causando l'erosione del resto della formazione. Le sue strisce rosse, gialle e grigie sono costituite da idrossido di ferro, carbonati e altri composti chimici che sono stati lavati dalla pioggia. Già che sei in Australia, restiamoci un altro po'. Qui c'è un altro luogo fantastico. Tuttavia, devi sorvolarlo per vederlo nel modo migliore. A ovest del paese, immersa nel verde dei boschi, c'è una serie di laghi, tutti di un'incredibile sfumatura di rosa luminoso. Tra tutti, il più famoso è il lago Hillier, un bacino idrico lungo 610 metri. È circondato sia da sabbia che da una foresta di alberi di eucalipto, che fanno risaltare ancora di più la tonalità del lago, rendendolo quasi come un cartone animato. Secondo una delle tante teorie, a causare il colore di questi misteriosi laghi sono le alghe, che raccolgono alti livelli di una sostanza chiamata beta-carotene, che contiene un pigmento rosso-arancio. Un'altra spiegazione riguarda gli halobacteria, microorganismi che a volte appaiono rossi. Anche se non ami volare, nei laghi puoi farti una bella nuotata. Non sono tossici, anche se contengono molto sale. Ciò significa che sarai in grado di rimanere a galla facilmente e l'acqua non ti rovinerà il costume. In inverno, nel nord del Canada, al lago Abraham in Alberta, si verifica un fenomeno bizzarro. Sotto la superficie ghiacciata puoi individuare degli oggetti strani che sembrano meduse ghiacciate. In realtà queste forme inquietanti sono solo bolle di metano congelate, sacche di gas che sono rimaste intrappolate sott'acqua quando il lago si è congelato. Appaiono quando cadono in acqua foglie ed erba, e i batteri le digeriscono trasformandole in metano.
Questo fenomeno è tanto bello e strano quanto pericoloso. Le sacche di metano possono facilmente diventare altamente infiammabili. Quando le temperature aumentano durante la primavera, il ghiaccio si scioglie e queste bolle iniziano a scoppiare e a fare bollicine. È uno spettacolo magnifico da osservare. Immagina un lago pieno di soda. Ricorda solo di evitare di portare cose che potrebbero far scoppiare un incendio, perché potrebbe essere molto pericoloso per i visitatori. Questi laghi si trovano in tutto il Banff National Park in Canada. La natura tende spesso a creare la propria musica. Basta ascoltare il suono dei grilli di notte o il rumore rilassante di una cascata. Ma nella contea di Bucks, in Pennsylvania, c'è uno strano fenomeno geologico che porta la musicalità della natura a tutt'altro livello. Si chiamano rocce sonore e gli scienziati non riescono ancora a spiegare il loro comportamento insolito. Se colpisci queste rocce con un oggetto pesante come un martello o un'altra roccia, le pietre emetteranno un suono squillante, come se fossero cave, eppure non lo sono. Ciò che rende le rocce sonore ancora più bizzarre, a parte il suono misterioso che emettono, è che nessun animale vuole trovarsi da quelle parti, anche se le rocce sono circondate da una fitta foresta. Gli scienziati non sono ancora riusciti a tracciare alcuna attività animale nell'area, e sorprende ancora di più il fatto che nonostante queste rocce siano circondate da alberi, su di esse non si trovano foglie. Ancora si sta cercando di scoprire cosa renda queste rocce così poco attraenti sia per la flora che per la fauna. Immagina di avere 15 anni e di esserti annoiato di giocare ai videogiochi. Per passare il tempo, decidi di dedicarti a un vecchio hobby, tracciare le città Maya perdute. Hai sentito che alcune antiche civiltà costruivano intere città basandosi sulle costellazioni. Così decidi di controllare se è vero anche per i Maya. Scopri un libro che contiene tutte le costellazioni che la civiltà dei Maya pensava esistessero. Apri il caro vecchio Google Maps e mappi tutte le antiche città Maya scoperte fino a oggi. Inizi a notare che queste informazioni corrispondono. In effetti è vero, le più grandi e antiche città Maya corrispondono alle più luminose stelle delle costellazioni Maya. Le cose si fanno interessanti. Riesci a mappare più di 100 antiche città quando all'improvviso noti qualcosa di strano. C'è un'area nella penisola dello Yucatan in Messico dove gli archeologi hanno rinvenuto due città Maya. Ma nella costellazione ci sono tre stelle. Questo può significare che c'è una città da tempo perduta in quell'area che aspetta di essere scoperta. Potresti pensare che sia un racconto di fantasia, ma la storia è vera. È accaduta a un adolescente canadese di nome William Guthrie. Il ragazzo è noto per essere un genio della scienza e ha vinto un premio per la teoria delle costellazioni di cui abbiamo parlato. Quando notò che mancava la terza città della 23esima costellazione che stava esaminando, iniziò a cercare su internet foto satellitari che potessero aiutarlo a risolvere il mistero. Controllò le immagini della NASA, di JAXA, Agenzia Spaziale Giapponese, e Google Earth. Queste immagini erano ancora insufficienti per rispondere alle sue domande, così chiese aiuto a un amico dell'Agenzia Spaziale Canadese. Lui gli procurò delle immagini satellitari aggiornatissime, che gli diedero la risposta che stava cercando. Secondo le immagini, c'è un'ampia area quadrata al confine tra Messico e Belize che assomiglia ai resti di una città. William portò le immagini a un esperto di telerilevamento, il dottor Armand LaRocque, dell'Università del New Brunswick. Studiarono attentamente le immagini e conclusero che l'area poteva ospitare 30 edifici e anche una grande piramide. La comunità scientifica e archeologica impazzì in seguito alla scoperta del quindicenne. Poteva aver ragione. Un po' di contesto, le città Maya perdute cominciarono a essere riscoperte a metà del XX secolo. Da allora sono state riportate alla luce le città di Tikal, Palenque e Uxmal. I Maya erano tra le più grandi civiltà precolombiane delle Americhe. Cominciarono a stabilirsi in quest'area già nel 1500 prima dell'era comune. Gli esperti credono che, al suo culmine, la civiltà Maya consistesse di più di 40 città, con una popolazione di milioni di persone. Tantissime! E le loro città erano davvero interessanti. La civiltà Maya si espanse nella penisola dello Yucatan, in Guatemala e in Belize. Vivevano di agricoltura e, per questo, svilupparono complessi sistemi di irrigazione nella maggior parte dei siti. Costruirono una serie di edifici cerimoniali, piramidi, piazze e anche campi per i giochi con la palla. I Maya erano costruttori di piramidi esperti, ma svilupparono anche un sistema astronomico complesso. Con la tecnologia che avevano, erano in grado di predire l'esatta posizione di pianeti come Venere e Marte, e anche le date esatte delle eclissi.
Ecco perché il metodo usato da William per scoprire la città perduta è insolito, ma non completamente surreale. I Maya erano bravissimi astronomi e non sarebbe strano se avessero costruito le loro più importanti opere architettoniche in relazione al cielo, no? E non sarebbero stati i primi. C'è una famosa branca dell'egittologia dedicata a studiare come le piramidi di Giza siano perfettamente allineate alla costellazione di Orione. Cioè, ogni piramide fu volutamente costruita per allinearsi a ognuna delle stelle più grandi della cintura di Orione. A William l'idea di studiare le costellazioni dei Maya venne perché non capiva perché avessero costruito le loro città laddove si trovavano. Molte grandi città come Chichen Itza e Uxmal non sono vicine a nessun fiume né ad altre fonti d'acqua. Invece sono costruite su terreni marginali o sulle cime delle montagne, il che confondeva il quindicenne. Il suo pensiero successivo fu che queste scelte potessero avere qualcosa a che fare con l'astronomia. William chiamò la città che aveva scoperto Bocca di Fuoco e vinse anche un premio al merito per il suo duro lavoro. Tuttavia la sua teoria è stata molto contestata nella comunità degli archeologi e molti esperti hanno cercato di smontarla. Alcuni archeologi dissero che la teoria delle costellazioni non è abbastanza scientifica. Anthony Aveny, un famoso antropologo e astronomo, definì il metodo di William un atto di immaginazione creativa. Secondo lui non c'è modo di sapere quali fossero davvero le costellazioni dei Maya. Si possono solo fare ipotesi. Un altro tentativo di smontare le scoperte di William arrivò dallo studioso dei Maya David Stewart, che disse che l'oggetto identificato dalle immagini satellitari era un campo di Gran Turco. La sua teoria fu supportata da una spedizione del 2021 in quell'area, in cui gli archeologi riportarono che non c'era niente in quella zona. Eppure un ragazzino di 15 anni ha quasi scoperto una città Maya perduta, cosa che per me è molto emozionante. Tecniche simili a quelle usate da William vengono utilizzate per ritrovare civiltà perdute in tutto il mondo. Secondo l'archeologa Sarah Parkek, le immagini satellitari sono state fondamentali per scoprire antiche città in Egitto e altri siti. Sarah stessa passa la maggior parte delle sue giornate a esaminare immagini alla ricerca di segni nei luoghi dove ci potevano essere delle città. Succede, dice, che ogni volta che ci sono cose sotterrate, queste vengono coperte dalla vegetazione, da terra, sabbia o altre costruzioni moderne. Per scoprire se c'è qualcosa nascosto sotto la vegetazione o no, lei usa la tecnologia a infrarossi, per esempio. Un'importante recente scoperta in Brasile è stata fatta in modo simile. Le immagini satellitari hanno rilevato una rete di fossati databili tra il 200 e il 1200 dell'era comune. Questo vuol dire che questi insediamenti potevano probabilmente ospitare circa 60.000 persone. Ma in questo caso, le immagini satellitari non corrispondevano a ciò che è stato trovato sulla Terra. I ricercatori dell'Università della Florida hanno trovato diversi tumuli con canali e geoglifi. Hanno trovato anche mura attentamente progettate che contornavano delle piazze, molto simili alle costruzioni degli antichi Maya. I progressi nella tecnologia satellitare hanno gettato nuova luce su città Maya già scoperte come Tikal. Situata nel cuore della giungla del Guatemala, si pensa che Tikal fosse la capitale dell'antico regno dei Maya. Al suo apice era paragonabile per importanza a città come Londra e New York nel mondo moderno. Era composta da una serie di complessi monumenti, molti dei quali si pensa fossero le tombe di re e capi. Si sapeva già che Tikal era grande, ma scoperte recenti dimostrano che poteva essere tre volte più grande di quanto si pensasse in origine. La scoperta più importante è una fortificazione nella periferia della città, che indica quanto la città fosse estesa. E avvengono sempre nuove scoperte. Nel 2017, dei ricercatori hanno trovato nuovi indizi sulle potenziali cause del declino della civiltà Maya. Usando dati da un sito a Ceibal, a circa 100 km a sud-ovest di Tikal, gli scienziati hanno analizzato la datazione al radiocarbonio di ceramiche e altri ritrovamenti, per estrapolare nuove informazioni sull'improvvisa caduta di questa grande civiltà. Le informazioni dimostrano che, invece di un improvviso crollo, i Maya probabilmente collassarono per via di ondate di instabilità sociale e crisi politiche. Questi eventi deteriorarono i centri città e provocarono una dispersione della popolazione. Beh, sembra che sia il momento giusto per scoprire antiche rovine. Che ne pensi? Ci vuoi provare anche tu? Era il 10 aprile 1912. Richard era appena partito da Southampton, in Inghilterra, a bordo della nave più famosa dell'epoca, soprannominata l'Inaffondabile, ed era stato testimone di una quasi collisione con la SS City of New York. Decise quindi di scrivere alla moglie per riferire dello spaventoso evento. «Mia carissima Sal», scrisse, «siamo riusciti a partire ieri dopo un sacco di problemi.
Non sapeva che solo 4 giorni dopo, sia la sua penna che la nave su cui si trovava sarebbero state perse per sempre sul fondo dell'Oceano Atlantico settentrionale. Si trattava di una sorta di cattivo presagio. Richard aveva davvero previsto ciò che stava per accadere alla nave su cui si trovava. Sicuramente non ti sarà sfuggito che il signor Richard Geddes era a bordo del Titanic il giorno in cui scrisse la lettera alla moglie. Il 14 aprile 1912 la nave sembrava essere andata perduta per sempre, insieme a tanti segreti e tesori che si sono depositati sul fondo dell'oceano. Siamo dovuti arrivare fino al 1985 perché il relitto del Titanic venisse finalmente riscoperto, grazie a una tecnologia sonar all'avanguardia. Da allora si è riusciti a recuperare migliaia di oggetti dal Titanic, molti dei quali sono stati esposti o messi all'asta. Oggetti come gioielli, un giubbotto di salvataggio, un menù del ristorante della nave e persino un frammento del tappeto della cabina di prima classe hanno catturato l'attenzione del pubblico, proprio come le molte storie delle persone a bordo. Gli scienziati hanno persino cercato un modo per riportare il Titanic in superficie, per studiarlo adeguatamente e impedirne la distruzione sul fondo dell'oceano. Alcuni hanno suggerito di riempire il relitto con palline da ping pong, altri hanno addirittura proposto di riempirlo con 180.000 tonnellate di vaselina. Altri ancora ipotizzarono l'uso di 450.000 tonnellate di azoto liquido per bloccarlo in un iceberg che sarebbe poi salito in superficie. Alla fine, però, tutte queste geniali e singolari proposte vennero accantonate. Il Titanic è troppo fragile per essere recuperato. Il Titanic è forse nell'immaginario collettivo il simbolo delle navi che giacciono sul fondo dell'oceano. I sommozzatori però hanno molte altre storie da raccontare. Non sempre ci si pensa, ma anche gli aerei a volte trovano la loro strada verso il fondo dell'oceano. I sommozzatori di Oahu, nelle Hawaii, si sono imbattuti nel relitto di un aereo F4U Corsair. Sembra che si sia schiantato nell'oceano nel 1946 perché non aveva abbastanza carburante. Se riuscissi a immergerti abbastanza in profondità, potresti anche imbatterti in statue e manufatti perduti. Come quelli che si trovano nell'unico parco archeologico sottomarino del mondo, al largo della costa di Napoli. Si tratta delle rovine dell'antica città romana di Baia. Le statue trovate qui sono a dir poco mozzafiato. Per un ironico colpo di scena, alcune delle attrezzature che abbiamo usato per arrivare sulla Luna sono rimaste a lungo in fondo al mare. Ma com'è successo? A partire dalla fine degli anni 60 e fino ai primi anni 70, grazie al programma spaziale Apollo, furono lanciati diversi razzi in grado di orbitare intorno alla Terra e alla Luna. Una volta raggiunta un'altitudine di circa 38 miglia, circa 61 chilometri, la prima parte del veicolo spaziale, compresa i motori, si separava dal resto del razzo. Gli ingegneri della NASA credevano che questi pezzi si sarebbero distrutti rientrando nell'atmosfera. Invece nel 2012 un team di specialisti ha localizzato un gruppo di motori a razzo a 4 km dalla costa della Florida. Da allora sono stati sottoposti a un restauro durato 2 anni e sono esposti al Museo del Volo di Seattle. Come ti sentiresti se ti imbattessi per caso in un'intera città sommersa? Nel 2001, nel Golfo di Cambay, al largo delle coste indiane, è stata scoperta una città perduta. Alcuni archeologi ritengono che sia la città più antica della storia. È grande quasi come Manhattan ed è circondata da massicce mura. E al suo interno si trovano diverse piazze. Gli studiosi si sono imbattuti in pezzi di scultura, opere d'arte e persino in quelli che sembravano antichi mobili di legno, che probabilmente risalgono a circa 9.500 anni fa, circa 5.000 anni prima di qualsiasi altra città scoperta. Ok, che ne dici di un fiume sottomarino? Non riesco nemmeno a immaginare come potrebbe essere, ma alcuni subacquei affermano di averlo visto a sud di Tulum, in Messico. È possibile? Beh, facciamo un po' di ordine. Nella grotta Cenote Angelita non è presente un vero fiume, ma un tipo di illusione ottica molto particolare. Sul fondo della grotta è presente una nube di idrogeno solforato. Si è scoperto che nuotare all'interno di questa nube dia la sensazione di nuotare in un corpo d'acqua che scorre. Non tutte le cose scoperte sott'acqua sono oggetti inanimati. Alcune sono in realtà creature marine piuttosto spaventose. Una medusa potrebbe non rientrare nella tua lista delle cose da tenere d'occhio se riesci a evitare le punture. Ma questa medusa gigante, nota anche come medusa criniera di leone, è la più grande specie conosciuta del suo genere. In tutta onestà potresti incontrarla solo se ti immergessi nelle acque dell'Artico, dell'Atlantico settentrionale e del Pacifico settentrionale. La noteresti sicuramente perché, dalla testa alla base dei suoi tentacoli, è lunga ben 36 metri. Quando si parla di immersioni in acque profonde, immaginiamo i sub alla ricerca di tesori perduti.
Un subacqueo ha fatto letteralmente tombola quando si è imbattuto in un tesoro dal valore di quasi $1 milioni sul fondo del mare. È successo nel 2015. Il fortunato subacqueo stava nuotando al largo della costa della Florida. Cosa ha trovato? Beh, circa 51 monete d'oro, 12 metri di catena d'oro e un esemplare unico di una rara moneta creata per il re di Spagna, Filippo V. A proposito di persone alla ricerca di tesori perduti, i sommozzatori a volte trovano anche delle navi pirata. Nel 2015 hanno scoperto il relitto di una nave pirata al largo delle coste della Colombia, risalente al XVIII secolo. Il valore di questa nave, carica di tesori, pietre preziose, oro e altri innumerevoli oggetti, è stato stimato tra i 4 e i 17 miliardi di dollari. In confronto è possibile acquistare un'intera isola delle Bahamas per 75 milioni di dollari. Un computer è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe di scoprire sott'acqua, giusto? Pensa che quello di cui stiamo parlando non era un computer normale, ma antico. Qualcuno tra il 1900 e 1901 è riuscito a trovare un vecchissimo calcolatore sul luogo di un naufragio, situato al largo di un'isola greca. I ricercatori ritengono che questo strano aggeggio di pietra sia una prima forma di protocomputer. Era stato progettato per essere utile in diversi ambiti della vita del tempo, per esempio il calcolo delle posizioni astronomiche e delle eclissi sul calendario. Poiché l'umanità ha perso la maggior parte della tecnologia utilizzata all'epoca, è stato meraviglioso riscoprirla così tanto tempo dopo. Questa scoperta ci ha permesso di ricostruire molte delle conquiste degli antichi greci. Il computer si trova ora al Museo Archeologico Nazionale di Atene, se mai volessi vederlo con i tuoi occhi. Questo è uno dei luoghi più misteriosi della Terra. Si chiama Fossa delle Marianne ed è la parte più profonda degli oceani della Terra. Non sappiamo con esattezza quanto sia profonda, ma possiamo stimare intorno agli 11 chilometri e lunga ben 5 volte il Grand Canyon. La prima volta che i ricercatori hanno studiato questo luogo è stato nel 1875, utilizzando una corda appesantita. Nel 2012, un regista canadese di nome James Cameron ha raggiunto il fondo della fossa con il sommergibile Deep Sea Challenger. Alcune delle creature più bizzarre del pianeta vivono in questa zona. Tra i tanti ricordiamo il polpo Dumbo, il cetriolo di mare e lo squalo goblin o squalo folletto. La Fossa delle Marianne prende il nome dalle vicine isole Marianne, chiamate Las Marianas, in onore della regina spagnola Maria d'Austria.